ti lascio con Fabrizio, vado. Eccoci qui nel Nettuno, indovina la canzone, siamo pronti, un'altra puntata con la squadra delle donne, eccole qua che tornano campionesse, fino ad oggi imbattute. Il nostro usignolo Orietta Berti. Ciao, ciao a tutti. Cosa possiamo dire? Il suo setter per 30 è veramente da applauso. Grazie. Anna D'Angelo. Grazie mille. Grazie. Lotta sempre, sì, non molla mai fino all'ultima nota, Sabrina Salerno. E dopo il lip sync della scorsa puntata, ormai la chiamano anche ad Hollywood, Antonella Elia. A Broadway. Siamo pronti? Guardate chi c'è dall'altra parte. È Ladies and gentlemen, per un soffio non ha vinto il 7x30 contro Anna D'Angelo, però è tornato perché vuole vincere Ricky. Ricky, tu mi hai detto voglio tornare perché ovviamente non ho vinto per pochi secondi, voglio la rivincita. Però. No, cioè, non solo vuole la rivincita, ma si è anche costruito la squadra. Bene, sono curioso, detto, vai. Via, facciamola una cosa un po' diversa. Ho detto, un cantautore mi può dare una mano su quel mondo. Ho detto, Bugo. Bugo? Bugo. Torna Bugo! Anche lui! Oggi energia, oggi. Ciao Enrico. Anche lui ha perso con Anna al 7x30, anche lui per un soffio, Ho bene, visto, poi... ho visto, infatti ho detto guarda è molto bravo, ha perso per un attimo, ho detto prendiamo. E poi? E quindi bene, poi ho detto allora serve un rapper, serve uno carismatico, energico, una furia, e quindi ho detto Jake La Furia. Jake La Furia, anche lui! Torna! Hai capito? Ti sei studiato le puntate allora, ecco. Hai capito Anna? Tu sei studiato le puntate, ragazze, è guardate dura, che Ricky è vendicativo, si è studiato dura. Le puntate. Ora molto. Manca soltanto un... già comincia, guarda, già comincia, manca un posto. Ricky, adesso quale cantante hai chiamato, non so, quale esperto musicale? Allora ho detto, beh, esperto musicale, allora ho pensato facciamo una roba originale. Vai. Perché abbiamo detto, ok, siamo tre cantanti, facciamo così. Chi è il re dei maschi? Proprio, siamo uomini, facciamo, chi è il re dei maschi? Rocco. Rocco Hunt. No. Chi? È Rocco Hunt. Rocco Siffredi. No. Wow. Ciao. Hey. Anna Rocco. Grande. Beh. Grande. Rocco, ma non sapevo fossi un esperto di musica. Qua è una rivelazione per me. Facciamo così. Donne contro uomini, tra pochissimo. Name Nettuno indovina la canzone, non cambiate canale. Super Spot, Super Spot. Radio Italia, radio ufficiale di Name That Tune. I compleanni non me li ricordo, i nomi degli altri non me li ricordo, le canzoni non me le dimentico mai. Guarda qua che alba chiara, dipinta di blu, cara Italia. Messico nuvole lambada, senza pagare all'italiana. Siamo figli delle stelle, su una Rolls Royce, Roma Bangkok. Penso positivo, penso a montagne verdi, King of the Bongo, Bongo, Bongo. Come si chiama quella canzone che fa? Non me lo ricordo, sarà una pubblicità. Devo pensarci così vedi che mi passa. Guardo quella tipa quando passa. La fermo e le faccio questa domanda. Come si chiama la canzone che fa?
la canzone che fa. Name the Tune, indovina la canzone, con le nostre campionesse, le donne imbattute, tre puntate, questa è la quarta. E gli uomini, la rivincita per Ricky, che porta Bugo, che ha già giocato, e il nostro Jake La Furia anche è stato qui, e soprattutto Rocco Siffredi, che scopriamo essere un esperto anche musicale. Quindi andiamo subito con il primo gioco, così testiamo subito la bravura di questi uomini, se si sono organizzati al meglio. Vediamo, insomma, il primo gioco è, guardate un po', Playlist. Mi dovete dire chi è il portavoce per le donne. Anna, hai capito, qui vanno sul sicuro, Rita, allora, sempre. E invece per gli uomini? Chi va? Io, se c'è Anna dall'altra parte, schiererei Ricky. Vado io. Ricky? Ok, partiamo quindi. Ricky, portavoce per la squadra degli uomini, e Anna per la squadra delle donne. La prima squadra che arriva a 7, quindi fa 7 punti, guadagna il primo jolly. I jolly sono molto importanti, avete visto nel 7x30, quindi giocate bene, concentratevi, un po' di tattica ci vuole, anche fortuna, ma dovete stare abbastanza calmi per ascoltare bene le note della nostra fantastica Sara Band, diretta da Valeriano Chiaravalle. Ogni risposta esatta, un punto. Partiamo con la prima canzone, vediamo qual è l'argomento, vediamo un po' di cosa tratta. E Amori Finiti. Orietta, Amori Finiti. Quando un amore è finito... Ah, è finito. È finito. Non c'è niente da fare. Non si recupera più. No. Che dice Anna? È vero, Anna, quando un amore è finito... Stavo cercando una cosa qua per terra che mi è caduta, però non la trovo più. Andiamo, sentiamo questa canzone. Mosca. Affiderò. Anna, si prenota per le donne? Uno. Io ti aspetto, di Mengoni. Io ti aspetto, di Mengoni. Sentiamo. Io ti aspetto, ricordandomi in la sera. Incredibile. Il cielo non è poi leggero. Cosa? Primo punto alle donne. E quando vai? Bravissime, brava Anna, brave tutte. Adesso vediamo un po' la seconda canzone, di cosa parla. Power Hit, quindi un successo mondiale. Mosca. Si è prenotato in ritardo Ricky, le donne per prima. No. Come together. Right. Come together. No, ma mi ero prenotato. Yeah! Right now. Over me. Secondo punto alle donne, 2-0. Ricky, qual è il problema? Ho schiacciato, ragazzi, ho schiacciato, questa la sapevo, no. Niente, velocissimo. Rocco, che dici? No, chiedevo se lo poteva fare solo lui, perché ho visto lui partire prima di tutti. Per quello, cioè, volete cambiare portavoce? No, volevo sapere se poteva schiacciare lui. Dai, Jake, fai tu. Dai, sì. Jake, vuoi schiacciare te? No, non me la Ti senti più veloce? È tutto un doppio senso? No. Ok. Dov'è il doppio senso? Dov'è il doppio senso? Dov'è? No, schiaccia Ricky, schiaccia Ricky. Allora, Ricky, tocca a te. Pronti? Vai. Questo prossimo motivo parla di titoli pazzi. Titoli pazzi. Aia. Mosca. Ascoltate bene, mano al pulsante. Tu, animale stanco, sei rimasto da solo nel suo uomini. Quella di Levante, Tiki Taka Boom Boom. Tiki Boom Boom. Sanremo 2019. Sì, l'anno scorso. Tiki Boom Boom. Yeah? No. Non è Boom Boom. Le donne si prenotano? Tiki Bom Bom. Tiki? Tiki Bom Bom. Sentiamo. Na 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 na. Siamo luce di un'altra città. Siamo il vento e la bandiera. Siamo noi. Tiki Bom Bom. Na na na. Siamo gli ultimi della fila. Siamo donne mai viste prima. Siamo noi. E le donne guadagnano il terzo punto. Complimenti. Qua c'è qualcosa che non va. Io ve lo dico. Uomini, a quest'ora l'altra volta stavamo vincendo, quindi bisogna metterci
tutto di brutto. Questa la sapevamo, la sapevamo. La sapevi? Allora, capita di sbagliare. E certo, nella vita capita. Rocco, capita di sbagliare nella vita, no? A lui no. Come no? Ma tu, Jake, veramente sei un doppio senso umano. Buco, a te capita mai di sbagliare? Sì, certo. Ti ricordi l'altra volta? Sbagliavo sempre. Hai fatto bene, Righi, a mettere insieme questa squadra. Bravo, complimenti. Allora, dai, vogliamo basso via. Complimenti. Prossima, aperitivo, aperitivo. Attenzione, musica. Suona il telefono, sveglia alle tre. Anna. No, dai. Margherita. Margherita. Ho capito, Margherita. Margherita. Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un'altra margherita. E vanno a 4! Ragazzi, yeah. Questa è una disfatta! Righi, tu mi hai detto, ho studiato le puntate, no? E ho scelto i migliori. Hai fatto molto bene, bravo, Ricky, veramente. Righi, scherza subito. Ho schiacciato. Orietta, subito, mi stavi dicendo qualcosa? Lo sai come ci chiamano loro? Le streghe. Le streghe? Sì, perché ci chiamate le streghe? Perché le streghe? Jake, perché le streghe? Buone, diciamo, le fate, non le streghe. Le fate, casomai. Ma se vi Spice Girl 2021. Ma chi vi chiama le streghe? No, io veramente. Ci hanno detto. Ho chiamato Anna la strega tesora prima. Perché lei è nata a Sora, alla strega di Sora, no, volevo dire la fata. La ma oggi sta brutto. Così, Jake. Allora, attenzione, prossimo motivo, vediamo con cosa ha a che fare, vediamo magari con le fate. Dai, vediamo. Separazioni. Moseca. Le donne, 1, 2, 3, 4, 5, tempo passato, non potete più rispondere. Uomini, tocca a voi se volete. Believe, di Cher, sentiamo. Do you believe in love? Believe! Esatto, Believe, primo punto, miracolo, sì, agli uomini. Lo sapevamo, l'abbiamo anche detto. Io infatti stavo per dire Do You, però ho detto che non è che sto sbagliando. Orietta, anche tu la sapevi? Sì, la sapevo anch'io. Vedi? No, perché io dicevo Do You, Believe, anch'io. Sbagliavo. Certo, senza il Do You. Comunque, 4-1, ragazzi, per voi la strada è lunga e in salita. Ora, prossima canzone, vediamo un po' l'argomento. Profumo. A voi piace il profumo? A voglia. Molto. A voi piace il profumo? Sentiamo se questa canzone ha a che fare con il profumo che intendiamo noi o altro. Vediamo un po'. Moseca. È domenica e tu chissà che cosa fai. Ti prendono le donne. Aria. Sentiamo se è Aria. Non è Aria. Come no? Nell'aria. Non è Aria. Nell'aria. Devi prenotarti. Nell'aria. Nell'aria. Sentiamo se è nell'aria. L'aria, no aria. Mettiamo il secondo punto, gli uomini. 4-2. Aria. Allora, adesso aria. Ho detto aria e mi è venuto aria, non nell'aria. Orietta, tu che nell'aria, certo. Ma diccelo. Orie, però ti Che cavolo cose per te, azia, tu lo no? sai, ce lo devi dire. Ma io non capisco quello che dite voi. Non c'è niente. Loro fanno comunella sempre da sole, non mi dico. Ma vieni qua. Ma c'è una cosa che mi inciampo. Ragazzi, questo è vero un po' voi la isolate, però cioè no, la mettete da parte invece e non è vero. Io non lo so, Orietta, vieni con noi, no? Chi? Bugo, per favore, pure tu ci metti adesso. Orietta è il nostro amuleto. 4-2, uomini, miracolosamente piano, il vai, vostro vai. Recupero ora tutto con gli errori loro, però capito? Allora flirtando è la nostra strategia. È una strategia flirtando. Sentiamo Massa. No, noi, Righi, no,
Ce l'ho, due, tre, esatto. Shape of You. Shape of You, sentiamo. Yes. Complimenti, veloci. Terzo punto agli uomini. 4 a 3, ragazzi, li stanno raggiungendo. Dovete essere ragazzi, più veloci. Concentratevi. Che dice Orietta? Non si concentrano mai, sta sempre lì. Come? Guardate, io sono concentratissima qua. Guardate Orietta come sta. Sono concentrata. E solo dici che... qualcosa, no? Ma lei col pensiero vi trasmette, voi non capite. Allora, prossimo argomento. Avventure estive. Righi, ma ti ricordi te qualche avventura estiva che hai avuto? Sì, dai, sì. Questa allegria, Righi, da ricordi? Sì, no, sì, nel senso... sì, certo. Jake, tu qualche avventura estiva? Ammazza. Non vedo l'ora che arrivi l'estate, infatti. Ugo, te? Anche invernale. Anche invernale? Ah, ci dai proprio? No, beh, tutte le stagioni dipende, no? Ah, non lo sapevo che eri un playboy così. Ma una per stagione, una d'estate, una in primavera, una in autunno. Rocco, a te non lo domando, Rocco, andiamo avanti, poi non domando nulla. Grazie. Prossima canzone, Mosca, avventure estive. Come? Per sempre uguale. Una volta ancora. Tre. Una volta ancora. Una volta ancora? Si illumina. Yeah! Il suono di una melodia lontana. E ballavamo a piedi nudi per la strada. Che amore mio, lo sai, sembra un deserto. La città senza di te. E andiamo con il quarto punto, quindi situazione calda, 4 a 4. Orietta, cosa sta succedendo da quelle parti? Voglio parlare con te, perché a questo punto io non ci vedo chiaro, caro Enrico. Ma non sono concentrate oggi. Ma come? Hanno sparato troppo le cartucce prima. Ah sì? Sì. Ma che ho picciato. Calma, ragazze, concentratevi di più. Brava, brava, brava. Bravissime, Orietta. Orietta, io però ti ricordo che tu stai giocando con loro, eh? Sì, capito? Sì. Cioè, tutta c'è una cosa qui, non posso avvicinarmi, perché sennò mi inciampo. Bravi, ragazzi, state recuperando. Prossimo argomento. Mi piace questa gara oggi, vediamo. Anni 80. Qua Orietta. Anche Sabrina. Non mi sconcentrare, non mi parlare neanche. Sabrina, guarda, anni 80. Diciamo Sabrina, Sabrina. Lo dico anche a non parlate Antonella. Forte, perché noi non capiamo più quello che ci dobbiamo dire. Dai, anni 80. Scusate, va bene. Orietta voleva dire che voi non dovete parlare mentre loro parlano, sennò non si sentono, capito? Jake. Okay. Ma è facile giocare con loro, vincono tutti i giochi, se ne perdono uno si comincia. Esatto. Anni 80, Mosca. Sembra un angelo. Donne. Nada. Amore disperato. Amore disperato. Amore disperato, l'abbiamo detto, amore disperato nada. Yeah! Brave. Complimenti, guardate, 5. Cinque le donne. O pareggiate qui oppure loro prendono il volo, eh? Prossimo argomento, vediamo. Vedi che è servito che Orietta ha incitato la propria squadra, lo sapevo, Capodanno. Mosca, ascoltate bene questa canzone, mano al pulsante. Donne! Che ti perde? Uno. Due, tre, quattro, cinque, gli uomini potete dirla? Vai veloci, dovete prenotarvi 5 secondi avete. Fireworks. Fireworks. Sentiamo. Yeah, Fireworks. 5 pari, ragazzi. Colpo di scena, quinto punto agli uomini, parità. Ora, prossima canzone, parità, stanno andando molto bene, bravi, bravi a tutti quanti. Diamo i numeri, io li do sempre da una vita. Vediamo questa canzone, anzi ascoltiamo questa canzone. Vai, Mosca.
vestiti fuori. Sola schiaccia! Donne! Schiaccia! 10! 10? Sentiamo se 10 di Annalisa. Annalisa. E forse non niente panico. Brava Antonella! Guarda come forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio è strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime volte. Io l'ho detto la scorsa puntata che la Elia è imprevedibile, ragazzi, può arrivare da un momento all'altro e, come dire, cambiare la situazione. Tutto. 6 punti. No? Il coniglio dal cappello del mago. Ora, alle donne basta un punto, quindi una risposta esatta, dai, per guadagnare il primo jolly. Non voglio mettervi pressione, ma i jolly sono molto importanti, io lo dico. Rocco, ti vedo un po' agitato, che succede, Rocco? No, però, Rocco, noi abbiamo preparato un numero che farai dopo incredibile. In che senso? Vabbè. Cioè, lui fa il lip sync? Rocco? Non si sa. Mettete sta notizia adesso, Rocco. Non si sa, però. Mi volete dare? Quindi, quello è il suo momento. Va bene. Debutto, un debutto. Vediamo, un vediamo. Debutto. Adesso, o sei pari oppure le donne guadagnano il primo jolly. Oh. Vediamo l'argomento della prossima canzone. Hit 2015, quindi una canzone che ha avuto molto successo nel 2015. Mosseca. Sveglia, suona, buccone, passa. Gli uomini. Bocca. Uno. Vai, no, Maria Salvador. Maria Salvador, sì. Sentiamo. Sì, sì. Yeah! Oh, Maria Salvador, ti chiedo, mio amor, e tra idrorivoluzione, tra le note di questa canzone, non è verde soltanto l'invidia che divora società, ma è verde una foglia che vibra, piccolo spazio pubblicità. Avete fatto all'ultimo. Bene a prendere Jake, anche Jake è un altro veloce, ma complimenti anche a Ricky, che è riuscito. Eh sì, io... Sesto punto agli uomini, perché no, Jake ha detto Jax e tu hai capito la canzone. E adesso, che dici, Orietta? No, che questa non la sapevamo. No, niente proprio. Adesso, guardate, partirà questa canzone, ora andiamo a vedere l'argomento intanto, e poi chi la indovina... fa guadagnare alla propria squadra il primo jolly. Siccome parliamo di tormentone, il tormentone è quella canzone che magari d'estate, più famoso di tutti, è il tormentone estivo, tormentone che durante l'estate viene cantata da tutti, quindi sarà sicuramente un tormentone che voi conoscete. Occhio al pulsante, Mosseca. Chi me la dà, gli uomini? Vai, uno, Luca Carboni, due, Mare, tre, Mare, Luca Carboni, sì. Mare, sto accelerando e adesso ormai ti prendo, Mare, sai che ognuno c'ha il suo mare, dentro al cuore, sì, perché ogni tanto mi fa sentire. E con questo punto, 7, il primo jolly, ragazze, va alla squadra degli uomini, bravissimi, molto combattuto questo primo jolly. Abbiamo cominciato male. Che dice Orietta? Abbiamo cominciato male. Però si può sempre recuperare. Si può sempre recuperare. Nella vita un pelo. L'ottimismo è quello che vale, è quello che serve. E quindi un jolly per gli uomini, niente per le donne, ma andiamo al prossimo gioco, tutto ancora in discussione, e parliamo di cuffie. Vi dovete dire adesso chi è il portavoce della squadra degli uomini, cioè quello che rimane lì e prova a dare i titoli mentre gli altri io sono qui come a fare il mimo dei titoli. Venite qua. Allora rimane Jake, che già nella scorsa puntata ha dimostrato di essere bravo. Era anche merito di Bugo, eh? Allora, Ricky, Rocco e Bugo. Attenzione, 3 minuti di tempo, metti le cuffie. Allora, partiamo con il primo motivo. Vai, Mosseca. A mezzanotte sai che io ti penserò. La carezza in un pugno. Esatto! Vai, prossimo motivo. Vai. Lui non mi sente, devo parlare a gesti. Sono sola stasera senza di te. Sassi in tasca. Sassi, le tasche piene di sassi. Bravo!
Aspetta, leva le cuffie. Sei partito alla grande, Jake. Partito alla grande. 2-2. Fortissimo. Beh, però numero uno. Ma aspetta, rileva le cuffie, scusami. Ma chi è che ti ispira di più? Beh, Bugo, sì, Bugo è un talento. Se no, talento. Vai, cuffie. Prossimo motivo, 2 minuti e 43 secondi, vai. È l'unico frutto dell'amor. La banana. È la banana. Sì, la banana. Però sono facilissime. Leva le cuffie. Era facile questa, Rocco, se volevi. Non potete parlare. No, io però ho fatto solo così. Sì, ho capito, questa l'ho capita. Ma non vale. Ma come non vale? Se fa così. E io lì ho capito subito. Vai, cuffie. Oggi non è la puntata. Che freddo. Freddo. Molto freddo. Freddissimo. Gelare. Che freddo. Stop. Via le cuffie. Bugo, sembrava che dovessi andare in bagno così. Come faceva lui a capire? Come ce la faceva, no? Cos'è? Era, ma che freddo fa? Capisco che così era un'altra cosa. Cuffie, attenzione. Vai. Bugo mio, però non me dai una mano. Allora, vai. Ma qui proprio... Vai. Lontano dagli occhi, lo sguardo lontano, guardare lontano cuore, l'orizzonte, gli occhi, e tu sei gli occhi lontana, oltre la siepe, gli occhi oltre l'orizzonte da me, lanciare gli occhi lontano. Stop. Leva. Come lanciare gli occhi lontano? Come ti faceva così? Faceva. Perché Bugo, tu dici che fai riferimento a lui. Bugo, ma lontano come fai a invitare? Ma se tu fai così, no. Così, e poi li lanci. Ah, lontano dagli occhi, lontano dagli occhi, lontano dal cuore? Sì, lontano da tutto, però. Ma il cuore non l'avete neanche fatto. Ma dove stava il cuore? Lontano dagli occhi. Ah, lontano dagli occhi. Coffia, metti la coffia. È quella la canzone. Vai, mosca. Si chiama Lontano dagli occhi, però. Angelo. Bravo, Angelo. Francesco Renga. Bene, vai. Mosca. Zucchero, cosa fai, Bugo? Non si capisce. Zucchero in bocca, dai, zucchero in bocca. Acqua e sale, bravo. Acqua e sale, bravo. Devo fare i complimenti veramente anche a Rocco, che qui proprio anche sei stato più bravo. Stai cominciando a entrare nella parte, Rocco. Bravo. Ha cominciato, cioè non so come acqua e sale, però va bene. Si ubriacava. Cuffie messe, vai, 5 motivi. Dai, che stanno andando bene. Piano piano. Vai, Bugo, applicati. Proibito, tu sei benvenuto. Grosso. Alto. Di più. Gigante. Sì, gigante, stop. Qui dovevi, dai, capito, dai, invece. Vai. Dai. Mosca. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla. La pioggia, sotto la pioggia, scende la pioggia. Stop, fermo, leva le cuffie. Allora, è un miracolo, perché capire da Bugo che te faceva così è come Orietta che andava in giro così alla prima puntata, uguale, non lo so, le gocce, delle gocce così. Ma Bugo, il talento. Vai, mettiti le cuffie, bravissimo però Jake, vai, fortissimo. Io rinascerò. Le corna. Dai, Bugo! Il bisonte. Bisonte. Bugo, fai qualcosa. Coniglio. Vai. I baffi, coniglio. Ricky. Vai, bisonte, toro. No, vai. Toro. La corrida. No, no. Il torero. Bugo, fai qualcosa. Le corna. La cresta. Le corna. Stop. Leva le cuffie. Cervo a primavera. Chi faceva il cervo di voi tre? Ricordo. No, tu stavi a pettinare, Bugo. Bugo si pettinava. Cervo, ragazzi, era veramente... Sì, però effettivamente toro, ci sta quello. Cosa complicato. Sta dicendo, Rocco? Allora, metti le cuffie. Lo sta intortando pure a me. Allora, 46 secondi di tempo. L'otto bisogna fare l'otto. Comunque, ragazzi, io e Rocco abbiamo una cosa in comune, il vestito, eh? Vai.
mi tuffo, mi giro, mi rilasso, mi bagno, mi asciugo. La vasca! Bravo, bravo, la vasca! Bravo, Bugo, qua sei stato numero uno. Cuffie, Mosega. Voglio calore. Che caldo, caldo. Sulla mia pelle. Caldissimo, deserto. Molto caldo. Com'è questo caldo? Il sole. Sudore, l'estate, l'acqua, caldissimo, morto di caldo, non lo so, stop, 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 leva, leva, calore, 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 questa era difficile, calore, Rocco, calore, veniva da fare il labiale ma non l'ho fatto, cuffie, Mosega, andiamo a vedere, brutto, mostro, piangi, mostro, il mostro ti guardi e ti vedi brutta. Stop! Leva le cuffie. Era il femminile. Brutta, femminile. Brutta, brutta. Tu dovevi guardare Bugo che stavolta si era applicato, faceva una cosa così, bravo. Però bravo anche Rocco, bravo anche Ricky, è andato a posto. Otto motivi. Quanti? Era quanti ne ho fatti? Bravi però, bravi, bravi. No, devo fare i complimenti. Ora ragazze, chi rimane là? Non veniamo neanche lì. Dai, che ce la potete fare. Qua. Dai. Vogliamo fare una figura. Chi rimane lì? Antonella. Chi? Antonella, vai, vai, venite, venite, venite. Sì, venite. Sì, vai. Adesso. Però, Enrico, dimmi. Ti vedo un po' troppo di parte. Io come faglio? Sei di parte. No, io sto con voi. Sei di parte. Chi raccominava? Tu mi mavi con lui. Bravi, bravi, cioè, di parte. Allora, tu hai le cuffie? Dimmi. Io mi sento sotto stress. Ti senti e tu rendi sotto stress. Ma tu sei sotto perché stress. Questi sono dei fetentoni. Tu metti le cuffie tranquillamente e voi ce la potete fare. Tu, Orietta, che qui sei una campionessa. Ma lei mi deve guardare a me. Aspetta, mo glielo dico. Leva le cuffie, leva le cuffie. Tu devi guardare anche Orietta, capito? Perché Orietta, alla vedete come ti aiuta, capito? Cioè, tu l'importa, giusto Orietta? Giusto. Se dà una mano Orietta, guarda la grande, sì, sì. Ti devi mettere le cuffie. Ok. Bene, primo motivo. Mosega. Dai. Raccolgo. Che così fiera. Mordi la mela. Non mordo la mela. No. Prendi la mela. Raccogli la mela. Ma che supermercato? La prima mela. L'ha detto? La no. Raccogli la prima mela. No, raccogli, no, raccogli. Raccolgo la prima mela. Raccolgo la prima mela. Stop, stop. Raccogli. No. Raccogli. Leva, leva, leva. Leva. Non mi guarda. Cogli la prima cogli. Mela. Che te raccogli? Cogli. Allora, Enrico. Ho fatto così. Cogli. Questo è raccogliere. Questo è raccogliere. Cos'è questo gesto? Non è mica raccogliere. Volete sostituire? Non mi guardi mai. Non la guardi. Ok. Nera. Vabbè, ora, se ne sbaglio ora un'altra mi chiedo la sostituzione. È troppo andiamo. Grave la situazione. Mettiamo se no Orietta che indovina. Cogli la prima mela. No, no, io non te la sento. No, non ci sento dopo. Ok. Dopo. Ci sentirò dopo. In che senso? Con no, quelle cuffie dopo quelle non ci sento più. Ah, certo, poi mi diventa sorda. Attenzione. Mosega. Spara. Spara su, spara sopra, spara sopra, spara sopra, spara sopra, sparaci sopra, stop, stop, gli spari sopra, spara sopra, gli spari due, due, gli spari due, però gli spari, ma che fai? Vasco Rossi, ma Vasco chiedo la sostituzione oggi, sotto stress. Volete sostituirla? È troppo sotto stress. Ma io non li conosco. Ma Sabrina, ma Sabrina. Cioè, no, ma Sabrina. Non li conosco, però cavolo. Io non ce la faccio oggi, vieni troppa qua. Responsabilità. Vieni. Spari sopra, basta. Ma Vasco io non Rossi. Conosco sta canzone. Come non la conosci? Mo so cavolo. Vecchio. C'è Orietta Berti. Non sento niente, sono sorda. Bene, è meglio, vai. Io? Vai, vai, il cuore matto. Esatto. Vai. Vai, ha recuperato la grande. Brava. Sabrina, vai. Sabrina, chiudi le cuffie, Sabrina. Vai. Ricorderò fotografia, fotografando. E so che non vorrei. Io ti fotografo, modella. Io ti io chiamerò ti perché fotografo. Tanto non risponderai. Io. E come stop, io? Stop, stop, leva le cuffie.
Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro. Ti scatterà una foto. Però se fai così la fotografia, come fai di ti scatterò una foto? Scatterò, come scatterò? Guarda, ti ho fatto così, Sabrina. Così e così. Senti, ti scatterò vedi? Una foto. No, ma non, io non conoscevo la canzone. No, ma non mi guardava neanche. Non la guarda, nemmeno Sabrina. Non ti guarda nessuno, un casino qua. Nessuno guarda. No, ma sento in considerazione. 2:03 Vai, Mosca. Ragazzo triste come me. Triste, tristezza. Yes. Ragazzo triste. Brava, brava, brava. Sì, brava. Sì, sì, sì. Brava. Metti bene le cuffie, Madonna, metti bene le cuffie. Aspetta, però è una roba assurda. Lo so, lo so, è tutto l'LP. Sì, mettile bene però, vai. Prossimo motivo. Vai. L'universo. Dimmi che mai. Il cuore, l'amore. Sì, l'amore. Titolo. L'amore. Immenso. L'universo. Amore universale. Grande amore. Grande amore. Grande amore. Grande amore. Grazie. Tre, dai, 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 che ce la potete Basta. Fare. Ancora? Tieni le cuffie. Posso? Bravo. Vai. Non c'è più niente, niente. Briciole. Brava. Stop, come hai fatto? Leva. Come hai fatto a dire briciole? Fermi. Briciole. Ah, così prima. Chi lei? Briciole. Tu che hai fatto, Rietta? Ma io ho guardato Anna, come quando le briciole, gli uccellini. Ah, le papere, dai così. Sì, gli uccellini, sono sempre le briciole. Briciole, fai così le briciole. Dai, 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 dai. Il giardino. Brave, brave, ragazzi, brave, quattro. Ma ce la possiamo fare, brava, secondo sì. te? Facciamo così. Uno e mezzo di minuto. Situazione, calmi, calmi, qua ci vuole concentrazione, leva le non cuffie. Non ti sento. Devi levarle, se no... Scusa. Quattro motivi e avete un minuto e 29. Scusa, ma loro quanti ne hanno indovinati? Otto. Ma te le manca non pensare a loro. Vai, ce la puoi fare. Vai. Strepitosa, bere. Donna bambina, donna vedrà. Puglia, lavo, lavo, meravigliosa, stramaliziosa, vieni sapone, e vedrà. Doccia, la doccia, la vasca. Una donna lo sa, dai. Sa già cosa ogni bere. Uomo sa come lavarsi. Si fa. Una donna, la donna sì che si lava. Più bisogno mi sto lavando. Di più malizia non ha. Come fa? Stop. Una donna che leva, si lava. Leva. Acqua e sapone. Che si lava. Cosa fa questa? Acqua. Dove una stai donna tu? Che si acqua. Lava. È pericoloso. Acqua e sapone. Acqua e sapone. Facevo così. Ma. Ok. Pronte ragazze. 1:03 Okay. Quattro motivi. Vai con la prossima. Pensare. Stare chiuso. Io qui. Ti penso. Il pensiero, 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 esatto. Cinque, dai che ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare. Dai. Vai. Mosca. Una tazzina di caffè. Bevo il caffè. Ammazzo il tempo vedendo terra. Bevo il caffè. Una tazzina di caffè. Che cavolo, la cintura. Stop. Bevo il caffè. Stop, stop, stop. Leva la taglia del caffè, leva il caffè, la cintura del caffè, caffè, non so, nero, ho fatto così. Caffè nero bollente. Caffè nero del caffè. Caffè nero e bollente. Fiorella Mannoia, però Orietta ti sta facendo caffè, poi tu faceva così, capito? Ma non dovevi... mi guardava. Non ti guardava. Ma no, ma perché Orietta mettiti non... qua, là, perché ma anche se metto c'ho... lei guarda in qua. Diagonale. Ma non è vero. Bisogna entrare nella ora diagonale. La indico, ora gliela indico. Cinque motivi. Aiuto. Madonna, mi state secondi. Facendo impazzire. A chi lo dici? Mosca. Svegliarsi. È stanca. Ok. Sono stanca. Stanca. Ma non distingui. Dormire. Cosa sta facendo questa storia? Cosa sta facendo, ragazzi? Cosa fa? Cosa fa? Mi sveglio. Mi alzo. Alzarsi. Non mi alzo. Stop. Mi alzo. Buonanotte. Leva la... Oh, Orietta, mi fai così. Leva che è questa roba? Leva è così le... che cosa è? Ma mi fai così che cos'è sta roba? È così. Cos'era? Pigro. 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 No, vabbè, ragazzi. Su questa, Orietta, bisogna dire che pigro così non si capiva, sinceramente. No, fatto così, hai fatto così. Ma non si capiva bene. Cuffie, vai. È l'unica. C'è 17 minuti. Chiedo sostituzione. No. Costituzione? Dai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Per gli ultimi secondi arriva... L'unica che può indovinare. Anna Tatangelo per gli ultimi secondi. Ma quante sostituzioni ci sono?
Quanto abbiamo? Quanto abbiamo? Quanto tre abbiamo? Avete 17 secondi. 17 okay. secondi, ne non devi indovinare 3. Vai! Mosca! A voi battusi, siamo a voi battusi. Ballo! Gli altissimi mani in alto! Dai! Ho ogni tre passi, ho ogni tre passi. Stop, 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 stop. I Vatussi! Ho capito, zii, se mi fai così, cioè. I Vatussi sono alti, come dovevo fare? Sì. Questa però aspetta, i Vatussi. No, però ti posso dire una cosa, Vatussi come la spieghi? Voglio così, capire. Alto! L'è regalata questa, vai. Sì, dai. Ma chi è sto zimo? Musica! È sto zii in studio! Dal cucuzzolo della casa, montagna, più su, con la neve. Casa, cucciolo! Ponte, cucciolo! No. Cucciolo? Sì, sì. Cucciolo di cuore. Scusa, montagna, sì. Montagna, cucciolo. Sì. No. Sì, sì, me devi guardare. Senti, sì, sì. Io vorrei capire. Ah, sì, non cucuzzolo. Ah, sì, era sul cucuzzolo. Che cazzo. Fai su. No, adesso io vorrei andava dire, no. Che Antonella, il problema è che erano tutti andava così. Cioè, non essere pure balla ballerina. Vorrei capire, cioè, come facevi tu il cucuzzolo. Ma non lo so. Niente, nessuno me lo toglie dalla testa. Avevate delle robe, ragazze, o recuperate o sono qua, è veramente un disastro. Secondo Jolly va agli uomini perché non sono riuscite le donne a superarli in questo gioco, quindi due Jolly agli uomini, c'è molta tensione. Ma no, neanche un Jolly, c'è molta successo. Tensione, mi raccomando. Sì, voi dovete. Voi sì, uno vuole pure perdere, ma perdiamo con dignità, appunto, cioè, quello che dico. Orietta, devi perdere con dignità. Ragazzi, abbiamo meno due jolly. Oh, meno due. Meno due jolly. Però ce la potete fare, perché adesso, bravi ragazzi, è il momento del prossimo gioco. Sì, andiamo a vedere. Oh, adesso. Mamma mia. Stanno per entrare in studio tre cantanti molto famosi che voi conoscete. Yes. Ok? Ogni cantante ha un valore. Il primo cantante misterioso vi fa guadagnare un punto. Il secondo due punti. Il terzo sì, vi fa guadagnare tre punti. Bella pette. Quindi dovete fare molta attenzione. Chi guadagna questo jolly può tirare un sospiro di sollievo. Voi per iniziare la rimonta e poi per allontanarvi. Dobbiamo aspettare l'indizio musicale. Certo, sì, okay. L'indizio musicale. Bella, e chi parte prima viene squalificato, vero? No? Che chi parte prima viene squalificato. Esatto. Ma pure te, mi stai nervosi oggi. Bella, bella carica! Molto nervose. Posso andare? Vado, mi squinto. Oh mamma. Chi è il portavoce per le donne? Sabrina, dai. Ah, Sabrina? Sabri, dai. Voi invece chi scegliere come portavoce? Rocco? Bugo. Bugo? Sì. Vabbè, allora avete già perso. Attenzione. Andiamo. Primo cantante misterioso qua, secondo me potete recuperare. Andiamo a far entrare il primo cantante misterioso. Un punto vale. Ombra, vieni avanti. Ah. Beh, uomo o donna? Uomo. Che dire? Uomo? Uomo. Ombra? Sei uomo? È indeciso, aspetta. Sì, 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 è uomo. No, non rispondeva. Anche uomo, non uomo. Quindi è un cantante uomo. Avete altre domande? Volete sapere? Allora, hai meno di 50 anni? Meno di 50 anni, vediamo. Ombra, hai meno di 50 anni? Sì, sì, quindi meno di 50 anni, quindi giovanissimo direi, no? Avete altre domande? Così. No, volevo sapere se ha fatto per caso il Festival di Sanremo quest'anno. Quest'anno, Ombra, hai partecipato al Festival di Sanremo? No. No, no, no. Hai mai partecipato al Festival di Sanremo? Ultima domanda e poi andiamo col primo indizio musicale. Ombra, hai mai partecipato a un Festival di Sanremo? Sì. Andiamo con il primo indizio musicale. Ascoltate bene, queste sono le note di una sua canzone molto famosa. È una canzone che è stata un tormentone. Anna si pernota per le donne. Ah, se lo so, lo so. So anch'io, lo so. Uno. Luca Di Risio. Luca Di Risio. Calma e sangue freddo. Sì, vediamo. Sì. Sei Ombra, Luca Di Risio? Sì. È lui. Sì, il profilo. Wow, Luca Di Risio. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma.
su a sbagliare. Un saluto a tutti quanti presenti. Questo è stato un tormentone, eh? Devo dire, questa grande canzone. Grazie Luca. Intanto noi diamo il primo punto alle donne. Senti Anna, avete indovinato con le note, con la ritmica. Sì. Questo sì, è stato un brano. Prima no, è stato impossibile. Però appena è partito il riff ho detto. Sì. Ma eri indeciso, uomo donna, dovevi essere indeciso. Sugli anni indeciso. Era per creare un po' di suspense. Attenzione, attenzione. Senti, so che è uscito il tuo ultimo album, giusto, si chiama Bougainville. Bougainville. Mi auguro che lo ascoltiate e che vi piaccia. Senz'altro. Luca Di Rizzo, ciao ragazzi, annette, un bacio. Una canzone. Grazie Luca. Grazie. Da quella parte Luca. Donne? Brave! Punto guadagnato. No, uomini, che facciamo qua? La sapevamo, la sapevamo. Avevate capito? Sì, sapevamo. Sì, sì, la sapevamo. Tu Buco, avevi capito? Sì, però loro sono rapidi, rapidi. Loro sono più rapidi, sono state più veloci. Adesso il prossimo vale 2 punti. Okay. Quindi se lo conquistano loro vanno a 3. Sì. Se lo conquistate voi le superate. Speriamo. Quindi guardate bene questo secondo cantante misterioso. Certo. Allora, vale 2 punti. Ombra, vieni avanti. Donna. Donna? Donna. Donna? Beh, lo domando, sì, ma sembra una donna. Ombra, sei una donna. Yes. Sì. Sì, 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 sì. Altre domande, vai. Vogliamo chiedere il genere musicale? Yes. Bravo. Fai musica pop. Pop, bravo. Allora, sei una cantante pop? Sì, 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 cantante pop. Altre domande avete? Hai meno di 40 anni? Ok. Non si dice Ombra, una... non si dice l'età, ma hai meno di 40 anni? Non ci ha risposto. Ah, non si capisce, diciamo che non... è lì lì, no, facendo così sta lì, diciamo che sta lì, insomma. Hai avuto una hit estiva? Hai avuto una hit? Si è avuto una hit estiva. Andiamo a domandare. Ombra, hai avuto una hit estiva? Sì. Sì. Ora sentiamo le note di una sua famosissima canzone. Vai, primo indizio musicale. Questo è un brano che ha partecipato a Sanremo. Andiamo con un altro indizio ulteriore, vai, un altro indizio, vai, vai. Abbiamo schiacciato. Chi? Aspetta, la aspetta, so io. Ok, le donne. È sempre, sempre la canzone, lei è Lisa. Lisa? Lisa. Vediamo. Lisa. Ombra, sei Lisa? Sì, con la canzone sempre. Bravo, Rietta. Allora diamo 2 punti alle donne che vanno a 3, meritatamente, bel colpo, 3-0. Allora Lisa,
Questa è una canzone con la quale hai partecipato a Sanremo, sei arrivata terza, mi pare, esatto, no? Giusto? Sì. Che era il 98. Complimenti, hai una voce meravigliosa. Grazie. Lisa, a me viene la canzone. Ciao. Grazie, davvero. Voce pazzesca. Ragazzi, qua vi dovete organizzare adesso, perché il prossimo cantante misterioso vale 3 punti. Quindi giocate, giocate, giocate. Terzo cantante misterioso. Andiamo a vedere chi entra. Ombra, vieni avanti. Ecco, è uomo o donna? Uomo. Secondo è voi? Uomo. A me sembra una donna. Donna. Ah, Rocco dice donna, vediamo. Ombra, sei una donna? Non è una donna, Rocco. Rocco, però Rocco. Proprio te, Rocco mio, che sbagliato. Rocco, sbagli. Un'altra domanda, cosa? Che domanda volete fare? Quindi è uomo. Sei melodico? Melodico? Ah, vediamo. È melodico? Vedi, Orietta mi va sul particolare, quindi Ombra risponde subito velocemente, l'Ombra, Vogliamo Ricky, hai qualche domanda? Se la sua carriera, diciamo, è esplosa negli anni 80. Ok. 80. Ombra, la tua carriera, aspetta a rispondere, però è esplosa negli anni 80. Sì! Sì! Vogliamo sentire primo indizio musicale? Dai, ce l'hai. Adesso voi ascoltate queste note, vai, primo indizio musicale. Premi! Secondo indizio musicale. Aspetta, le donne hanno premuto? C'ha un nome come il sarto. Come uno stilista. C'ha un nome come uno stilista. Armani. Marco Armani. Armani. Ombra, sei Marco Armani? Sì! Tu dimmi un cuore ce l'hai, tu che non ti fermi mai, senza parlare mi vuoi, tu che mi fai volare. Ma dimmi un cuore ce l'hai, un cuore vero per noi, che spinga più forte e che non ci fermi. Canzone strepitosa, bellissima, e Orietta, complimenti a Orietta, grande, sì, che fa guadagnare 3 punti alle donne. Orietta ha una memoria incredibile. Pazzesca Orietta. Orietta, 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 ma Orietta. Dimmi, ogni tanto la gallina fa buon brodo. Senti, ma che festival era questo qua? Quando... 85. 85, ancora attuale questa canzone, veramente? Beh, si ricorda ancora come la canzone di Salerno, come moltissime canzoni, le canzoni di Anna, che sono bellissime. Comunque grazie Marco per essere stato grazie con noi. Marco Armani, a Nain the Tour della canzone. E guardate, uomini, con 6 punti, questo jolly va alle donne. Che cose buone, finalmente. Un jolly alle donne, 2 jolly agli uomini. Ricky, che succede qua? Ricky. Se lo sono meritate, dai, se lo sono meritate. Orietta è troppo forte, ragazzi, non c'è niente da fare. Però adesso, guardate, siamo al prossimo gioco. Ancora tutto in discussione. Prossimo gioco... Oh, Lip Sync Duel! Qua, qua abbiamo già avuto così una notizia prima da Ricky, che per gli uomini viene...
noi abbiamo Rocco che si è preparato da tanto, cioè da sì, tanti giorni, e io non so, anche l'altro, cioè dietro le quinte con sua moglie parlavamo e diceva fa una figura pazzesca, l'ha venduto bene pubblico, comunque l'ha venduto bene pazzesca. Invece beh, noi abbiamo invece una carta meravigliosa da giocarci, ma veramente una dea, una meraviglia di donna, ma sembrate di mio è la nostra Anna Battaglia, che lips in due. Tutto questo stressato per il 7x30, no? Tutto questo dopo la pubblicità, no, però no. Ci vediamo tra poco. Lei in Dettone indovina la canzone, non cambiate canale. Come si chiama quella canzone che fa la 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 la? Permesso Maisano, a casa di Bruno Vespa. A seguire su TV8. A un passo dalla finale, una partita che vale una stagione. La Roma scende in campo all'Old Trafford per un'affascinante sfida. Europa League, Manchester United Roma, domani sera dalle 20:30, live su TV8. Alleluia, 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 alleluia. Nessuna acqua è come Ferrarelle, un miracolo della natura che unisce gusto e benessere. Nasce ricca di preziosi minerali e di microbollicine 100% naturali, più gustosa di un'acqua liscia, più equilibrata di una gassata. Liscia, gassata o Ferrarelle? Electric. Se vuoi, puoi provarci. Ma sappiamo tutti che sarà un epic fail. Take it easy e vai di Saike Bon. I gustosi noodles orientali per meno sbattimenti e più sbacchettamenti. Non lo metti? Vendilo su Vinted. Mi chiamo Lisa, sono una fashion blogger sostenibile e una visual artist. Uso Vinted per liberare l'armadio e dare una seconda vita ai vestiti che non metto più. Fai una foto, la carichi e stabilisci il prezzo. Su Vinted trovi anche migliaia di capi second hand a ottimi prezzi. Perché non la provi? Vinted, scarica l'app gratuita. Mirtilli rossi interi, morbidi pezzetti di mela e granella di nocciola. Gran cereali alla frutta, mordi la forza della natura. L'efficacia professionale di Quasar è anche acciaio, ad azione lucidante e antimacchia. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale. Con gli sgombri grigliati Rio Mare, ogni giorno è buono per un secondo di pesce. Sgombro caldo con patate croccanti, oppure lo sgombro sgombro, così, senza niente. Mangiare bene è semplice con gli sgombri Rio Mare, già grigliati e ricchi di omega 3. Sgombri grigliati Rio Mare, c'è un mare di possibilità. Prova anche il salmone grigliato Rio Mare. Pino Silvestre, da sempre il bagno doccia forte di natura. Pino Silvestre. Nuovo acido ialuronico Venus, idrata, rimpolpa, stimola il rinnovamento cellulare. Poche gocce mattina e sera, da sole o con la crema Filler Venus, un vero elisir di giovinezza. Dalla ricerca Venus. Labbra screpolate, PL3, protegge e ripara. PL3 Chelemata, contro il mal di schiena, Cerotto Bertelli. È un farmaco senza obbligo di ricetta. Cerotto Bertelli. Ci sono situazioni in cui serve scegliere lo strumento adatto. In caso di micosi delle unghie puoi affidarti a Trosit Soluzione Unguale, un farmaco con tioconazolo che con il suo doppio effetto elimina funghi e batteri. E in caso di micosi della pelle, Trosit Crema. Trosit. Unghie e pelle a regola d'arte. Da Giuliani. Polizza auto. Paolo è andato su facile.it e in 3 minuti ha trovato l'assicurazione più conveniente per lui, risparmiando quasi 500 euro. E ora si sente così. Facile.it, facile.it, facile.it. Risparmiare è facile.
Permesso, aspettiamo qui. Marco Maisano prosegue con le sue interviste esclusive. Chi sarà questa volta ad aprirgli la porta? Buongiorno direttore. Buongiorno. Senta, io le ho portato un regalo. No. Segreti e curiosità di uno dei personaggi di riferimento dell'informazione italiana. Il titolo Porta a Porta chi l'ha deciso? Io. Portare la politica porta a porta a livello della gente comune. Permesso Maisano, a casa di Bruno Vespa. Questa sera in seconda serata, in prima visione assoluta su TV8. Guardiamo tutti lo stesso mondo, ma lo vediamo con occhi diversi. Alcuni vedono solo l'efficienza, noi il suo potenziale. Alcuni vedono due motori, noi le performance del benzina e la sostenibilità dell'elettrico. Alcuni vedono quello che c'è, noi vediamo quello che sarà. Permesso Maisano, a casa di Bruno Vespa. A seguire su TV8. Come si chiama quella canzone che fa la 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 la? Name it, uno indovina la canzone, Lip Sync Duel. Intanto gli uomini sono in leggero vantaggio con due jolly, mentre le donne ne hanno soltanto uno. Adesso deve venire per la squadra delle donne Anna Tatangelo, che si è cambiata durante la pubblicità. Wow! Allora, prima di vedere Anna cosa dovrà fare, perché sapete che lip sync è comunque un playback, uno deve così mimare e fare quello che fa la cantante, in questo caso è una cantante molto famosa, e deve cercare con il labiale semplicissimo, in qualche ora, certo, di sembrare appunto lei quella cantante. Prima di vederla, Rocco, tu invece ti sei preparato, giusto? Tutta la settimana? Sì o no? Sì, mi hanno detto di sì. Da ieri. Da ieri? Da ieri sera, che è tutta la settimana. Sì, ma mi hanno detto che tutta la settimana stavo sul mio set, era diverso. Ah, era diverso. È un altro tipo di fatica, tu dici. Bene, ho capito tutto, lasciamo perdere. Allora, vediamo intanto Anna cosa deve fare. Wow! Rihanna. Umbrella, Rihanna, Nata D'Angelo, Rihanna, dimmelo D'Angelo subito. Tu cosa farai dopo? Almeno mi preparo. Cosa farai tu? Ti sconvolgo. In che senso? L'ombrello tutti è arrivato. Tutti i sensi. No. Perché cosa fai? Eter Parisi, ragazzi. Eter Parisi? Dico. Grande! Rocco! Ma fai cicale? Eter Parisi, no! No, mi fa piacere perché lo dedicherò a tutte le donne per i miei amici, però. Tutti gli uomini per le donne, che sono la cosa più bella per me. Bravo Rocco, bravo, belle parole. Sta cattivando il pubblico, non vi fate fregare donne, donne, facciamoci uomini. Pubblico, non vi fate fregare. Voi lo sapete, poi sarete voi i giudici supremi con il vostro applauso. Intanto iniziamo con Rihanna, la nostra Anna Tatangelo, Rihanna. Rihanna Anna Tatangelo, wow, wow. Per le donne in Umbrella. Vai. Rihanna Tatangelo. Rihanna. Everything will never come in between. You're part of my entity. Here for infinity. When the world has took its part. When the world has dealt its cards. If the hand is hard. Together we'll mend your heart. Bravissima.
Wow! A me mi ha convinto. Ti ha colpito? A me mi hai convinto. Ma anche a me devo dire, Anna, vai a posto. È semplice, no? Vero. Brava però, vai a posto, Anna. Bravissima. Vieni qua, Rocco. Vieni. Rocco, sarà una... Vedrai che la vinci. Una bella sfida. Vieni qua. Rocco Siffredi. Vediamo cosa dovrà interpretare Rocco. Bravissima. Vediamo bene da casa, poi dovrete giudicare. Allora, vediamo Rocco. Non ci credo. Ma lui farà ridere. Questo devi fare, uguale, eh. Bene, va bene allora. Anche il labiale però, Rocco, labiale e movimento. Quindi, adesso, per gli uomini, Rocco Siffredi, che vuoi fare, Rocco? Partita lontana. Dove ti pare? Da qua, non so dove arrivo. E da qui arrivi lì, okay. Al centro. Mettiamoci un po' più dietro. Come ti pare a te? Allora, vai. Attenzione, perché per gli uomini, i lip sync... Rocco Siffredi. Uffi. Cicale, ne ho viste tante nella mia carriera, ma questa mi mancava, Rocco. Neanche io. Cicale, Rocco, Parisi, Siffredi. Vai, il palco è tuo. Vieni. Intanto viene anche Anna D'Angelo. Metti il microfono. Vieni Anna. Complimenti anche a Rocco Siffredi. Devo dire Rocco. Aspetta che ti microfono. Ragazzi, strepitosi tutti e due. Posso dire io c'ero, ragazzi. Veramente Rocco. Inarrivabile Rocco. Sì. Ecco. Non importa. Vabbè, meglio. Sentiamo se ci ha rotto il microfono, perché continua a pistarlo. E lo pistava continuamente. Tutto così. Intanto Rocco, tu non puoi parlare, te lo cambiano? Vabbè, mentre te lo cambiano, io mi metto qua in mezzo. No, non devi cambiare Rocco, solo il microfono e te lo porti via. Allora, tu rimani qui, tu non puoi parlare, al limite mima, tanto lip sync ti è venuto bene. Ok, allora, adesso pubblico, voi dovete votare. Prima per Rihanna D'Angelo e poi per Rocco Parisi Siffredi. Ribattezzata così. Attenzione, adesso votate per Rihanna D'Angelo. Vai! Bene. Anna! Me lo porto ricoperto la prossima volta. Anna! Voto registrato per Rihanna D'Angelo. Grazie, ragazzi. Ora votate per la squadra degli uomini Rocco Parisi Siffredi. Oh!
Abbiamo registrato anche il voto per Rocco. Adesso, adesso dammi la mano. Attenzione, dalla regia ci diranno se questo jolly va alla squadra delle donne. E quindi per voi sarebbe il secondo jolly, oppure alla squadra degli uomini, per voi sarebbe il terzo jolly. Vince questo gioco e guadagna il jolly le donne. Rihanna D'Angelo! Bravo anche Rocco! Bravo! Andate a posto! Andate a posto! Situazione! Non sono d'accordo! Jolly alla squadra delle donne che vanno a due. Due punti per gli uomini. Devo fare i complimenti a tutti e due, però Rocco, come mi ha stupito Anna, perché è stata bravissima, era molto difficile la coreografia, mi hai stupito tantissimo anche te, quindi complimenti, complimenti. Grazie Enrico, grazie. Andiamo a vedere qual è il prossimo gioco, 2-2 per ora, bravi, bravi, bravi. Senza parole. Ok. Allora, senza parole, sapete come funziona? Molto semplice, lo spiego a chi a casa magari ancora non è la prima volta che magari lo vede male. Allora, ci sono delle canzoni che si riconoscono anche dallo strumentale, cioè senza ascoltare le parole. E questo è il caso di questo gioco. Allora, se voi mi date il titolo esatto, un punto, la prima squadra che arriva a 5 guadagna il prossimo jolly. Molto importante perché siete due pari. Questo è il gioco, proprio il giro di boa per questa puntata, per tutte e due le squadre. Attenzione adesso. Iniziamo con lo scoprire chi sono i due portavoce. Quindi, donne, chi è la vostra portavoce? Anna D'Angelo. Uomini? Noi per questo gioco Jake. Jake La Furia. Allora, Jake La Furia, Jake. Anna D'Angelo. Voi ovviamente potete suggerirvi, certo, può prendere, ma da tanto soltanto, Anna è imbattibile. È velocissima. Sì. Ragazzi, che cosa, perché ci portate anche un po' di sfiga magari. Oggi in maniera particolare, attenzione. Basta. Streghe, cose. Attenzione. Andiamo ad ascoltare il primo strumentale senza parole. Qual è il titolo? Vai! Donne! Si preparano le donne! Balliamo sul mondo! Vediamo, sentiamo! Yeah! Balliamo sul mondo! C'è la riga 2! Primo punto alle donne, uomini, Jake, lento, compattatevi, cioè suggeritevi, mi raccomando. 5 punti e si guadagna al prossimo jolly. Secondo strumentale senza parole, vai, ascoltiamo. Uomini, 1, 2, 3. 4? No. Perché avete premuto allora? Perché sennò preme lei. Vai. Cioè io capisco. Sì, cioè, ovvio, ovvio. Infatti dice. Sì, sì. Ma veniva di Metallica, veniva. Donne! Gocce di memoria. Gocce di memoria. Sì, sentiamo. Sì, è Gocce di memoria. Gocce di memoria, Giorgia. Due punti alle donne, 2-0. Cioè, voi volevate premere Jake per bloccarle, però. Non era difficile. Ripremuto, ma ha ripremuto Anna. Però non era difficile questa canzone. No, no, questo si poteva capire. Poi con sotto le note del nostro pianista qui. Appena fatto il riffettino, l'avevamo capito, però state più veloci. Dovete recuperare 2-0. Ora, prossimo strumentale. Qual è il titolo di questa canzone? Senza parole. Uomini, Rocket Man. Rocket Man, eh? Sentiamo. Sì! Bravo! Rocketman, Elton John. I'm a Rocketman.
Complimenti, un punto agli uomini, 2-1. Questo era difficile, Come hai fatto, Jake? Questo era veramente difficile. Forte sull'internazionale. Sei internazionale, questo era difficile, bravi. È internazionale di Sora, capito? La strega di Sora. 2-1. Prossimo strumentale, senza parole. Max Gazzè, no. Non vivo più senza te, ti piace Tonacci? Non vivo Sentiamo. Più senza te. No, signora, no, mi piaci. No, signora, no, mi piaci. No, signora, no, no, signora, no. Non più senza te. Ma brave! Terzo punto! Dai. Bravissime, 3-1. Con la vacanza si avvicinano al quarto, Dai, Jake. Ascoltate. Io riconosco la grandezza. No, è stata velocissima qua, Anna, però fa sempre gli scongiuri. Riconosce la grandezza, la velocità di Anna, però ragazzi, loro se guadagnano il prossimo punto vanno a 4 e si avvicinano alla soglia del 5 che le fa portare a casa Anna, ma a tutta la squadra un po' di ansia. Il terzo gioco. Di 30. Gli piace proprio mettere ansia. Ci mette l'ansia. 3-1. Prossimo strumentale senza parole, sentiamo, qual è il titolo? Oh, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, più bella cosa non c'è? No. Io canto. Ah, io canto. Io canto. Io canto. Sì! Le mani in tasca e canto, la voce in festa. Secondo punto gli uomini, 3-2, Dai, sono stati più veloci loro, però per ora le donne sono in vantaggio. C'è la Elia che ragazzi è in una posizione, se ti prende la Elia Jake, sì, lo so. Mi lancia degli sguardi che non vorrei rispondere. Cioè sono delle lame, gli sguardi della Elia veramente sono delle lame affilate. Allora, ascoltate bene questo prossimo strumentale senza parole, vai. Vai. Dillo, Elia. Però ve la do buona, quarto punto alle donne, 4-2. Ragazzi, se lo sono meritato questo punto, sì, dai, sì, dobbiamo Angels, dobbiamo. Ma poi l'abbiamo assolutamente messa la S. Poi l'abbiamo messa la S. L'avete messa? Cioè, sì, ma non mi guardare così, guarda Jake in quel modo, devo dire, perché guardi me? Anche perché Enrico ha detto Angel. No, io l'ho detta bianca. Ma scusa, nella confusione mi era sfuggita una S. Va bene, noi siamo dei cavalieri. Perché in inglese Angels, sente, capito? C'è sempre la situazione. Los Angeles, Angels. Vedi, Los Angeles, senti, non c'entra niente, però è giusto dirlo. Sì, ma l'Angel è uguale. Angels con la S finale. Brava, vedi, ragazzi. Los Angels. È plurale. È plurale. Grande Orietta. Ora, se guadagnate il prossimo punto, il jolly va a voi, e quindi 3-2 come jolly per la squadra delle donne. Per voi potrebbe essere la rimonta. Terzo punto. Vai. Andiamo ad ascoltare questo strumentale. Mosca. Uomini! Per colpa di chi? Sì, per colpa di chi? Per colpa di chi? Per colpa di chi? Stanotte voglio stare acceso, dire sempre sì. Per colpa di chi? Ama uccidi me, yeah! Uomini, un punto
velocissimi. Stavano premendo anche le donne, però sono stati più veloci. Ricky, io schiaccio. Jake ha detto io schiaccio comunque. Sì, attenzione. 4 a 3. Vediamo se le donne raggiungono il quinto punto e quindi il jolly, o gli uomini il quarto punto e si va allo spareggio. E allora, prossimo strumentale senza parola, ascoltiamo un po'. Uno, due, tre, quattro. Città bruciata, città bruciata. No, no, gli uomini si prenotano. Città vuota. Città vuota. Io vedo intorno. Città vuota. Mina. Vuota mi sembrerà. 4 pari! Ma come? Anna, hai dato praticamente una mano a loro. Cioè, hai dato un indizio ulteriore. È loro lo hanno sempre la nostra strategia. 4 pari. Adesso, questo ultimo strumentale vuol dire jolly. Chi lo indovina, guadagna il jolly. Ascoltiamo questo strumentale senza parole. Qual è il titolo? Uomini! 1, 2, via, via, sentiamo se è via. Sì! Da quei tuoi occhi che tirano sassi. Radio Baglioni. È come un duello, far 10 passi e poi guardarsi un'ultima volta. Bravi gli uomini che guadagnano questo quinto punto. E allora, questo jolly va alla squadra degli uomini. 3 a 2. Sì, ma è ancora tutto in discussione, donne, eh? Ancora tutto in discussione. Qui vi siete compattati. Vi siete compattati e siete riusciti a guadagnare un jolly molto prezioso. Però le donne le vedo belle ma belle concentrate. Siamo pronti per il prossimo gioco. Guardate un po' di cosa sto parlando, perché tocca anche a me. Ed è il momento della canzone sbagliata. E quindi tutto nella prossima manche. Piccolo super spot, torniamo, non cambiare canale, piccolo super spot. Ti aspetto. Cina d'Italia. Ugo, ci riproviamo. Mi presenti te? Però questa volta non come la devi fare proprio il presentatore bravo, capito? Ok? Devi indovinare chi sono e poi anche cosa canto. E poi inizi a cantare. Voi sapete, vi potete tutti prenotare quando io finirò la strofa che vado a cantare, ok? E la sbaglierò, vi dovete prenotare e cantarla in modo esatto, ma soltanto la chiusa. Ogni risposta vale dei punti. La prima canzone mia sbagliata fa valere un punto la vostra risposta, invece, quindi quando canterete in modo esatto. La seconda canzone sbagliata, 2 punti. La terza, 3 punti. Certo. Ok? Andiamo? Va. Ah, facciamo così, faccio il primo, mi preparo. Così intanto buco, buco. Enrico, aspetta, fammi vedere. Aspetta. Chi sono, buco? Biondo con gli occhiali. Ah, c'è anche i baffi. Chi ma sono? Chi è? Biondo con gli occhiali, da sole biondo. Vabbè, me lo dici dopo la pubblicità, buco. Dai, facciamo così. Pubblicità è meglio, così ci ragioni, no? Come si chiama quella canzone che fa? La 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 la. Permesso Maisano, a casa di Bruno Vespa. Tra poco, su TV8. Come si chiama quella canzone che fa? La 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 la. Name the tune, indovina la canzone. La canzone è sbagliata, le regole le ho spiegate anche in modo confusionale. Chi sono, buco? Tu mi devi presentare, eh? Così è biondo, chi è da solo col chitarrino? Chi sono? Fabio Concato. Concato. Chi sono? Fabio Concato. Oh, Fabio Concato, presentami. Ladies and gentlemen, la canzone è? Signore e signori, abbiamo con noi il fantastico Fabio Concato con Domenica Bestiale. Bravo! Domenica ti porterò sul lago. Attenzione. Vedrai, sarà più dolce dirti ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Tempie. E che domenica bestiale, e la domenica
cos'è questo odore? Ma non è possibile! Io! Ma cos'è bello il tuo cuore? Brava Anto! Esatto! Brava Antonella! Più veloci sono state! La prima canzone che indovino in vita mia! Brava Elia, un punto alle donne! Ora! Questo secondo cantante, quindi la strofa che andrò a sbagliare, vale invece 2 punti, quindi potete ancora recuperare. Certo. Allora, il microfono me lo lasciate, vado a vedere chi devo fare. Io cambierei Bugo un attimino e Orietta, tu pensi di farlo meglio di Bugo? La presentazione? Ma ci provo. Vado con te allora? Okay. Vai con me, vai con me. Ok, vado. Chi è il secondo? Chi è che ha i capelli rosa? Aspetta, Lady Gaga. Chi è? Gemme le Hologram. Sì, wow, che meraviglia. Beh, però sta bene, eh. Ma scusate, siete sicuri? Stanotte non dormo. Rocco, non mi guardare così, va bene? Rocco, non mi guarda male, Rocco, perché sinceramente c'ho un po' di ricrescita. Chi sono, Orietta? Io non so chi è. Forse Lady Gaga. Lady Gaga, no, Lady Gaga, no, 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 non sono Lady Gaga. Righi, chi sono? Chi sono? Noemi. Come no. Noemi? Noemi è rossa. Noemi è rossa. Ma no. Noemi è rossa. Aspetta. Chi è che è rosa? No, sono... Rosa. Chi sono? Baby Kay. Baby Kay. Baby Kay. Sono Baby Kay. Baby Kay, no? Perché oh, rosa. La canzone non la conosco però, datemi una mano. Ok. Ok, okay, dai. Ce l'hai, Ricky? Più o meno. Posso andare? Allora, mi presenta Playa. Vai. Allora, amici carissimi, abbiamo sul palco di Name the Tune. Baby Gate con Playa. Ma come Baby Gate? Baby Gate. No, è Baby Gate. Come si chiama? Baby Gate. Baby Gay. No, no, gay. Baby Gay. No. No. Ma come si chiama questa qua? Vabbè, Baby Bugo, mi ritorna in pista Bugo. Bugo, mi ritorni in pista te. Vai. Vai. Allora, con cari amici, come con cari amici? No. Signore, ma che cari amici? Signori, signori. Allora andava bene come prima. Signori, signori. Okay. Abbiamo con noi la splendida Giusy Ferreri. No. Ma che stai a dire? A fine adesso, Baby Gay. Vabbè, Ricky, dammi una mano te. Ragazzi, con Playa, Baby Gay. Aspetta, aspetta, rifallo. Aspetta. Allora, io cosa ho detto? Ho detto tu... Baby Gay. No, hai detto Baby Gay, Baby Gate, qualsiasi cosa. Sembrava una medicina. Fatta in Baby Gate prima. Ma che si chiama? Baby Gay. Ma ho detto Baby Gay, come gay. Ma no, è gay come K. Io non ce la faccio più. Ma io non sto capendo più niente. Scusate, comunque. Ricky, mi presenti per favore bene. Ragazzi, signori, signore e signori, con Playa, la regina dell'estate, bravo. Baby Kay! Ah, ah. Ma io cosa ho detto? Ma va. Concentriamoci. Tutta la vita che aspettiamo quel sogno di un tramonto sudamericano. Attenzione, tutta la vita senza dormire. Guardate me, fammi vedere adesso come va a finire. La musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa. Allora dimmi com'è che si fa a contare. Se ho bisogno di te, vado a zappare. Sopra questo mare. Esatto! Anna, sei un mito. Ha sbagliato. No, ha sbagliato. No, non è. In questo mare. Ah, sbagliato. E allora tocca a noi. No, no, purtroppo questo non va a nessuno, quindi il prossimo vale 3 punti. Chi lo guadagna vince il jolly, ok? Dovevate approfittarne. Oh, il prossimo lo prese sempre Bugo. Aspetta un attimo, va. Bene. Ricky, di tenere la mano lì. Oh, ma allora io ci sono. Dai, chi è? Caparecchia. Caparezza. Caparezza. Caparecchia. Caparecchia. Caparezza. Allora, non è Caparecchia, non è Cristicchi. Gioevan. Chi è? Gioevan. Chi? Gioevan. Chi so?
Caparezza! Gioeva! No, ma che sta dire? Righi, dammi una mano te, chi io sono? Io dicevo Cristicchi, ma non è Cristicchi, però non è gli occhiali erano uguali. Caparezza! 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 Allora, fin dall'inizio! Fin dall'inizio mi dico Caparezza! Sono fuori dal tunnel! Mi presenta Bugo, vai! Signore e signori, abbiamo con noi il fantastico Caparezza con Fuori dal Tunnel! Aspetta! No, non si chiama così! No! Non mi è piaciuto. Ma non è Caparezza. Fallo te. Caparezza si chiama. Caparezza. Ma allora l'ho indovinato io. Sì. Vabbè. Oh, che ingiustizia. Vai, Orietta. Beh, presento io tu. Tu. Ah, va bene. Allora, è qui con noi il grande Caparezza. Oh. Fuori dal tunnel. Ah. Oh. Oh. Vai. Fate attenzione. Vado a vivere in convento. Sono molto più contento. Sono molto più contento. Sono molto. No, no, no. Vediamo se sono molto più contento. Sì! Io schiacciavo dall'inizio, così. Sì, è vero, però. Abbiamo schiacciato. Allora, 3-1, questo jolly va agli uomini. Andiamo a vedere cosa succede. Andiamo. Vabbè, 4 jolly per gli uomini e 2 per le donne. Ragazze, qua dovete recuperare. Qui siamo dentro il tunnel. Veramente. È qui. Poco ma sicuro, ragazze. Puoi ben dirlo, Orietta. Ragazzi, facciamo un applauso a Orietta perché è la numero uno, ragazzi. Grazie. Apre bocca ed è una battuta. Allora, siamo pronti per il prossimo gioco. 4 per gli uomini, 2 per le donne. Comunque pensavo che stavo bene, così che dici, Ricky? Può andare alla moda una cosa? Sto bene, no? Ma la voglio tenere. Allora, Rocco, ma ti piaccio così? Yes. Beh, ma quei capelli di prima di Baby K? Anche così. Non mi guarda Rocco, guarda verso Jake, che... Prossimo gioco. Ah, ragazzi, qua parliamo della mitica asta musicale, e allora facciamo entrare il pianoforte, e intanto mi dovete dire chi sono i portavoce. Pensateci mentre entra il pianoforte. Orietta per le donne, Jake, sei buono, e Jake per gli uomini. Bene, portavoce scelti, siamo pronti. Le regole le conoscete: la prima squadra che arriva a 5 guadagna il prossimo jolly. Siccome voi ne avete 2, voi uomini ne avete 4, molto importante perché poi c'è 7x30, portare, dico alle donne, a casa questo jolly. Allora, io leggerò dei versi che un nostro autore, diciamo, ha scritto in questi giorni. Voi dovete cercare di capire dai versi i titoli delle canzoni, però giocando all'asta. Partiamo con 10 note, scendete, chi si aggiudica l'asta ascolta le note e deve dire il titolo. Però se chi si prenota, la squadra che si prenota, dà il titolo esatto, guadagna il punto, altrimenti il punto va automaticamente alla squadra avversaria. Bene, iniziamo con le donne. Bene. E questo è il primo indizio. Attenzione. Fa l'ingenuità a gran danno, preda d'un 3 puntini, bestiale inganno. 10 note a vostra disposizione, iniziano le donne. L'asta è aperta. Indoviniamo con 10. 10. 9. 9 note per gli uomini. Donne. 8. 8? 8 note. 7. 7 note. 5. 6 note. 5. 5. Che cavolo. 5 note. 4.
poi ci 4 note via. Per le donne, 4 note 1 basso, 4 note 2 passate? Sì. Wow. Oh mamma. Secondo me con 4 note si indovina. Oh mamma, che secondo me si indovina 4 note. Avete fatto male. Perché 4 note per questa canzone molto famosa possono bastare. Allora, rileggiamo l'indizio. Fa l'ingenuità gran danno, preda d'un bestiale inganno. Però prima ci sono tre puntini che l'autore ha voluto evidenziare. Vi suono le 4 note. Ascoltate bene, eh? Vai, 5 secondi. Il gatto e la volpe. Secondo gatto e la volpe, abbiamo sentiamo. Fatto... Quanta fretta, ma quanta fretta, ma yeah! Vai, se ci ascolti per un momento capirai. Sicuro. Lui è il gatto e io la volpe. Siamo in società di noi. Ragazzi, ma 4 note voglio farle ascoltare ragazzi, anche agli uomini. Però. Sentite, sentite. Quanta fretta, ma... Poi veniva. Però devi considerare, Enrico, devi considerare che noi ne avremmo avute 3 poi. Sì. Allora... No, con 3 è impossibile. No, 3 troppo poche. Sì. Quindi, punto meritato alle donne. 3 troppo poche. Ci sono canzoni che si indovinano bene in fine, 3 note. Okay. Andiamo a leggere il prossimo indizio. Era comunque punto loro. Mostri il muscolo tatuato, te la tiri o palestrato. Questi fanno una confusione. E lo pagano l'autore? 10 note a vostra disposizione, iniziano gli uomini, l'asta. No, però è aperta. Non lo so, no, però non lo so. Quante note? 10. 10 note. Donne? 9. Orietta, quante note? 8. 8. 8. 6. 6. 5. 5. È una tombolata. 5 note. 4. 4 note. Dovevamo dire noi 4. Lasciamo. 4 e 1. 3. Lasciamo andare il gioco. Lasciamo. Ok, 4 gioco. 3. Questo si indovina con 4 note. Dai, 4. Sì, proprio si indovina. Ma perché? Loro c'hanno 3. No, 4. No, loro hanno 4. Sì, dovevamo dire 3. Noi 4, cavolo. Dovevate, certo, Orietta ha ragione. Dopo si scendeva a 3. 4 se le erano aggiudicate loro, come in un'asta. No. Hanno detto prima loro. Dai. Ah, ok, vai, ok. Vai. Ora, rileggo l'indizio. Sì, penso di sì. Mostri il muscolo tatuato, te la tiri. Ho palestrato, però secondo me con 4 note si indovina. Ascoltate, eh. Macho, macho man. Il titolo qual è? Macho man. Sì. Macho man, sentiamo. Macho, macho, sì! Macho man. 4 note troppe. I get to be a macho man. Macho, macho man. Avete fatto male. In qualche modo. Sì, avete fatto male. Punto gli uomini. Uno pari. Volevo che loro indovinassero con 3. Ma nessuno mi ha ascoltato. No, qui avete fatto male perché 4 note in questo caso. 3 forse era troppo poco. No, 3 note no, e veniva ti. Era un po' difficile. Adesso di nuovo il vostro momento. Uno pari. Bravi a tutte e due però. Se l'amore è un overdose, sta a Venezia col suo Mose. Se la indovinate dall'indizio c'è un premio aggiuntivo. Infatti. 10 note a vostra disposizione, l'asta è aperta, iniziano le donne. No, dall'indizio è impossibile, Anna. Io mi butto? Tocca a noi? No, dovevi buttare? Le note. Indovino con una. No, deve essere d'accordo tutta la squadra, con una. No, sì. Ma tu sei una dea, certo. Se Orietta è d'accordo che è la portavoce. Ma anche io c'ho la sa, la sa. Ok. Lo sappiamo. Una? La sa, la sa. Una nota? Sì. Yes. Sì, una nota. Quindi vuol dire con l'indizio. Sì, beh, dall'indizio. Perché la nota con l'indizio la sa.
Hai ragione, cavolo. Allora, è un grande rischio che vi siete prese, perché se sbagliate, il punto... Vabbè, non mi mette stanzia. Allora, se l'amore è un'overdose, sta a Venezia col suo Mose, così l'ho letto per fare la rima, e l'autore è contento. La nota è questa, ma secondo me è l'indizio che ti ha dato l'idea del titolo. Alta marea. Se la conferma, me lo deve dire Orietta Berti. A Venezia. Alta marea. No? Sì o no? Sì, dai. Sentiamo. Yeah! Brave! Come l'alta marea, ma che brava! Che riappare a scompare, no. Facciamo un monumento. Bravissime, coraggiose, wow. Uomini, che coraggio che hanno avuto, che coraggio. Devo dire che qualche volta gli indizi danno davvero una mano. In questo caso avete rischiato, ma devo farvi i miei complimenti, ragazze, bravissime, bravissime, punto. Guadagnate il punto. Uomini, tocca a voi adesso. Vediamo qual è l'indizio. Questa canzone ce la suggerisce e consiglia Radio Italia, la nostra partner. Radio Italia, solo musica italiana. E quindi è già un indizio, perché è una canzone italiana. Vado a leggere l'indizio. C'è chi canta cose egregie, ma non vale perché legge. C'è chi canta, tocca agli uomini, cose egregie, ma non vale perché legge. 10 note a vostra disposizione. Iniziano gli uomini, l'asta è aperta. 10? 9 dice Orietta, senza sentire le compagne di squadra. Da sola gioca ormai. Bravo Orietta, ha preso in mano l'azione. 8 ragazze, qua 7 va bene per voi? Sì. 7. Ma non è qualcosa di Sanremo? E voi? Io scendo. Quanto? 5. 5 gli uomini. Ragazzi, ce la facciamo con 4? Sì. 4. Sì, 4. Sì, se buttiamo, dai. 4, ci buttiamo. 4? 4, 5, 1, 5, 2, 4? 4. Ragazzi, chiudo. 4. Allora, ragazzi, 4. Voi lasciate passare? Sì. Ok, 4 note. 4 note non è proprio il massimo. Eh sì. No, forse sì. 5 sarebbe stato meglio, perfetto. Okay. Ma perché ti tieni il microfono? No, perché stavo parlando con Antonella. No, perché se parliamo all'orecchio, dei titoli, quelli ci rubano. Sì, diciamo ma, sì, però così da casa sentono, non si sentono, capisce niente. Ma non importa, perché noi non possiamo rispondere. Se voi rispondete e vincete, avete vinto. Se sbagliate, il punto a noi. Bravo, Jake. Quindi, mi sei piaciuto proprio. Ormai tanto dovete rispondere. La precisione, un punto, lei un punto. Ormai devono rispondere. Premio per il. Va bene, 4 note. Io vi rileggo l'indizio. C'è chi canta cose egregie, ma non vale perché legge. Le 4 note. Esatto. Vado, Hai capito? Secondo me si capiscono anche... Secondo me si capisce dalle 4 note. Sì. Ascoltate. Io non ho capito mai. 1, 2, 3, 4. Karaoke. Karaoke. Insomma, karaoke o karaoke è la stessa cosa, no? Tu hai detto karaoke come prima risposta, giusto? Karaoke. Sentiamo. Voglia di ballare, rete, spiaggia. Voglia di riaverti tra le mie braccia. In una piazza piena. Karaoke, Guantanamera. Terzo punto alle donne. Brava Antonella. Wow.
Bravissime, avete rischiato anche qua. Devo dire che voi maschietti siete un po' fifoni, eh? Qui i maschietti sono sempre un po' fifoni. No, sono furbi quelli lì. Sono furbi? Sì. Però tu ti sei buttata col karaoke, eh? Non far sbagliare. Hai dato fiducia però alle tue compagne di squadra. No, Antonella ci prende sempre. È forte, quando Antonella. Non sbaglia. Quando non sbaglia ci prende, vedi Antonella? Quando non sbagli ci prendi. Ora, 3-1. Ragazzi, questo secondo punto dovete prenderlo forza. Voi. Ma quanto siamo? 3-1. È molto importante. Ma quando finisce? A 5. Adesso è il momento e iniziamo dalle donne. Con l'amore mi riprendo ciò che al diavolo non vendo. 10 note a vostra disposizione, iniziano le donne, l'asta è aperta. Indoviniamo con 10. Con calma, ragionate. E tocca a me? Sì. Io ce l'ho, la indovino con una. Una? Una nota. Quindi con l'indizio? Cioè, Jake, io so che tu sei un appassionato di enigmistica, vero? Mi hanno detto. Perché sei entrato nella testa vuota dell'autore, quindi sei entrato dentro. Questo è abbastanza facile. Dici? Con l'amore mi riprendo ciò che al diavolo non vendo? Vado. Vediamo. Se sbagliate, quarto punto alle donne. È facile questa. Anima mia. Anima mia. Che dice Rocco? Niente. Com'era? No, com'era? Anima mia. Anima mia. Torna a casa tua. Sentiamo. Anima mia, torna a casa tua. Ti aspetterò dove ci odiamo questa ora. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto dove l'hai lasciato tu. Complimenti agli uomini che guadagnano il secondo punto. Bravi, bravi. Però devo dire che dall'inizio si capiva. No, no, però sì, al diavolo non si vende l'anima. Era più difficile questa che la vostra di prima. Però devo dire che al diavolo non vendo era l'anima. Io pensavo dicessi invece diavolo in me di zucchero. Invece poi... Ma non si vende, al diavolo non si vende l'anima. Al diavolo non si vende l'anima, è vero. Allora, situazione 3-2. O pareggiate adesso, uomini, oppure loro prendono il largo con il quarto punto e poi... Il quinto vuol dire jolly. Anche voi a casa, provate a giocare con noi con questo gioco, eh? Provate a indovinare con gli indizi, è molto difficile, però vediamo. Prossimo indizio. La ragazza che racconto sta alle spalle del tramonto. 10 note a vostra disposizione. Iniziano gli uomini, l'asta è aperta. 10. Oh, 9. 9. Ce l'abbiamo, forse. 8. Allora se ce l'avete voi donne. 7. 7. Io vado, vai, la provo. Vai. Una. Dai, metti che... Ma scusa. L'avete capito tutti o soltanto Jake? Allora, Jake è arrivato qui, ci ha detto due o tre cose e mi ha detto, sì, ci può stare, ci può stare. No, io però voglio dirvelo, cioè Jake è un appassionato di questo tipo di giochi, bravissimo, quindi bravissimo. Ci sta. Vabbè, ma non lo so se è giusto. Sì, no, vabbè, aspetta, ci sta che rischia. Io l'ho provato. Io speriamo che sbagli. Ce l'ho un'idea. Anche Anna non ha mai idea. Però una cosa, ragazzi. Speriamo che sbaglino proprio. No, va bene, vi vado a rileggere l'indizio. No, solo la ragazza che racconto sta alle spalle Io la farei senza articolo. Del tramonto. Proviamo. Ah, è vero, guarda, si potrebbe indovinare però dall'inizio. Vi faccio ascoltare però la nota. Sai che cosa, Enrico? Sai che cosa? Che lui gioca tanto sulla parola e poi va, vedi, spalle del tramonto, va all'incontro. Lo so. Però non posso dire nulla. Vi faccio sentire la nota. Io? Aurora. Ah. Quanto? Potrebbe? Aurora. Aurora? Aurora. No. Posso dirlo io? Ma tanto abbiamo vinto noi. Grazie. Punto alle donne perché era Alba Chiara. Alba Chiara, ragazzi. E lei l'aveva indovinata. Alba Chiara. Non lo sapeva.
fresca come l'aria. E quindi questo punto vale donne. Non hanno regalato niente, perché Anna la sapeva. No, avevi pensato al Baghiara? No, però anche Montagne Verdi con Montagne Verdi, mi ricorda Montagne Verdi. Però loro hanno rischiato pensando col tramonto, tu non ti avevi niente. È lo stesso meccanismo, cioè Alba Chiara è lo stesso meccanismo di Aurora. Infatti questo è il motivo per il quale quando voi pensate di sapere l'indizio non è detto che sia con una nota poi la soluzione esatta che vi viene. Magari ci vogliono più note. Uno se la rischia. Per forza, per ora, se no lo porti a casa. Sì. Situazione sì. Sì. 4 punti per le donne. 2 punti per gli uomini. Se la prossima canzone ve la giudicate voi, il prossimo jolly va a voi. Ed è molto importante questo, perché poi c'è il 7x30, che ho già capito che Ricky vuole la rivincita del 7x30 e quindi è bello carico. E Anna è veramente the queen del 7x30, quindi i jolly sono importanti. Andiamo al settimo indizio. Allora, questa Miss da sofferenza, senza cuore e non mi pensa. Iniziano le donne. 10 note a vostra disposizione, l'asta è aperta. Lo so, lo sai. Ma indovino con 10. No, dammi l'indizio qua. Sì, 10 note. 9, ci penso ancora un attimo. 8. Sì. 8. Questa... Vabbè, una, dai, va! Yeah! Una nota per gli uomini! Ragazzi, però è incredibile, eh! Voglio vedere! Ora! Possibile, dai! Vi dico solo questo, uomini! Lo dico a Rocco, a Ricky e a Bugo. Se sbagliate, avete comunque fatto una bella figura, perché rischiare, insomma. Però se indovinate siete dei fenomeni. Anche se, devo dirvi, che con Miss, tra virgolette, e qualche altro indizio lì dentro, secondo me, si può indovinare. Allora, questa Miss da sofferenza, senza cuore, anche prima, cavolo, e non mi pensa. Ti suono la nota, ma intanto è ininfluente. Sì, suona quello che vuoi. Che dite? Come sai fare tu? Bella senza animo. Ma com'è possibile? Vediamo. Sì. No, dai. Sì! Spogliati come sai fare tu. Bravo, Jake! Non illuderti. Io non ci casco più. Ragazzi, complimenti a Jake, perché questa non era facile. Enrico, la gente a casa mi ha detto che figura di prima. Invece... E adesso... No. Allora, io lo ripeto, questa squadra è molto forte perché lui in questo gioco è particolarmente agevolato giocando spesso con questo tipo appunto di rebus, è molto ma io rebus non l'ho mai fatti nella mia vita, io faccio le parole che le parole. No, ma è uno spettacolo perché arriva qui e comincia a dire no perché c'è la tua parola, allora ora bravo, bravo, ora. Molto bene. Situazione 4 punti per le donne e 3 per gli uomini. Vale sempre la stessa regola di prima. Sì. È importante vincere perché per voi sarebbe il jolly, per voi il pareggio. Certo. Prossimo indizio. Vado. Iniziano gli uomini, Italiane. No, in Bretagna. Ma a danzare vanno in Spagna. Iniziano gli uomini, 10 note a vostra disposizione, l'asta è aperta. Questo è complicato, Ma dove guarda quella, va? Aspetta. A scudo. Quante note? La so. Quante note? Una pure questa? Io la so. Vabbè, allora sei entrato nell'autore proprio, cioè voglio dire una cosa... Che vabbè, 10. Intanto parlo con lui. 10 note. 9. 9 per le donne. La sanno già. No, ma è un fenomeno, Jack, ragazzi. 9 per le donne. 1. Una ragazzi, ora la spacca, la volevo portare a casa. Ma queste parole crociate hanno anche rotto le scatole.
italiane, ma noi lo sapevamo, abbiamo cercato veramente, noi lo sapevamo della sua potenza in questo gioco, ah, e l'autore ha cercato di fare degli indizi, però se erano proprio impossibili voi non ci sareste mai arrivati. Italiane, noi in Bretagna, ma a danzare vanno in Spagna. Voglio proprio sentire che combini, vado con la nota. Easy Lady. No, perché no, Easy Lady? Guarda, se lei... Perché lady italiane, no, in Bretagna, a danzare vanno in Spagna, Spagna, e il pezzo era Easy Lady. Ah, Ivana Spagna, sai che ci sta però questa cosa? Però noi in Bretagna è stata prima... Ma sai che ci sta? In Bretagna. Ma che c'è Cesca? Lei è stata prima in classifica in England, in Inghilterra. Ma che c'è secca questa cosa della Bretagna? Vabbè, è Easy Lady o no? Vabbè, l'ha beccata, dai. La risposta è sbagliata. Perché vi faccio sentire le note. Se voi foste stati un po' più prudenti e magari arrivavate a... alla 5. 5, si indovinava, sentite. Alle donne che vanno a 5 e conquistano mica può andarti sempre prossimo jolly, 3 jolly per le donne, brave, era meglio il cilindro, avete rischiato tanto, e 4 per gli uomini, e a questo punto andiamo al mitico 7x30, mi dovete dire chi viene, ma dopo la pubblicità, io ho già capito. Come si chiama quella canzone che fa la 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 la? Come si chiama quella canzone che fa la 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 la? Name the tune, indovina la canzone, e siamo al gioco finale, il 7x30. Questa sera sapremo chi sarà la squadra che tornerà mercoledì prossimo. La squadra delle donne o la squadra degli uomini? Intanto ditemi chi viene a giocare qua al 7x30, cioè, le donne. È una domanda banale. Ragazzi, la più brava al 7x30, imbattuta. Anna. Vieni Anna, fino ad oggi. Anna. E grazie, per gli uomini grazie. Ho già capito. Rivincita. La rivincita, Ricky, unico che è riuscito in queste 3 puntate ad avvicinarsi alla vittoria. Adesso, le regole le conoscete, andiamo intanto a vedere quanti jolly avete. 4, 3. Le donne hanno 3 jolly. Gli uomini hanno 4 jolly. Rispetto all'altra volta, 2 in più. 2 in più. Quando utilizzate il jolly, voi dovete chiedere alla vostra squadra, quindi ai vostri compagni di squadra, di ascoltare con voi 10 secondi. A quel punto decidete, dopo essersi consultato, in questo caso lo dico al nostro Righi, dico anche ad Anna, dopo esserti consultata, con la vostra squadra, se dare il titolo che vi è stato suggerito o no. Ok. Okay? Però se è sbagliato non lo recuperate più. Invece col passo potete recuperarlo. Siete pronti? Andiamo? Allora, inizia il 7x30. Che vinca il migliore. Anna. Il primo motivo per te, Mosca. Tintarella di luna. Risposta esatta! 1959. Un evergreen. Hai consumato 3 secondi però. Non sono pochi. Ricky. Primo motivo per te. Passo. Attenzione. Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Puoi recuperarla, 3 secondi di tempo. Anna, hai ancora i tuoi jolly da utilizzare? Hai consumato 3 secondi? In pratica ora siete alla pari, perché lui ha 4 jolly, tu hai indovinato un motivo, ma lui deve recuperarlo, da quanto intuisco lo ha capito però. Andiamo al tuo secondo motivo. Mosca.
La gatta. Ed è la gatta, Gino Paoli. Brava Anna. 24 secondi. Oggi devo dire un po' più lenta rispetto alle altre volte, un po' più di tensione, perché questa, lo ripeto, è una rivincita, perché il nostro Ricky mercoledì scorso ha perso per pochi secondi, è venuto perché vuole vincere, ti vuole battere. Ora vediamo se ci riesce, però. Esatto. Perché Anna è molto forte. Ma io devo condurre. Anna, tu ogni volta mi fai così. Io devo riempire. Capito, riempi là, però, no? Okay. Un po' di suspense. Ricky, devi stare molto, molto attento. Concentrato. Va bene così? Mm-hmm. Perché Anna è molto forte. E va bene come? Peggio. Allora, hai lasciato il tuo primo motivo. Mm-hmm. Lo devi recuperare. Io spero tu lo abbia capito. Mm-hmm. Adesso hai ancora 4 jolly da giocare. Quindi 40 secondi aggiuntivi. 4 aiuti da parte della tua squadra. Secondo motivo per te, Moseca. Sei un mito. Risposta esatta! 1993, 883, dall'album Nord, Sud, Ovest, Est. 24 secondi come Anna da D'Angelo. Due motivi portati a casa, Anna, 3 jolly, mentre Ricky ha portato a casa soltanto un motivo, deve recuperare il primo, però ha 4 jolly. Vedo molta attenzione, ma capisco che oggi chi vince fa tornare la propria squadra e torna con la propria squadra mercoledì prossimo. C'è un impegno. Anna, è il momento del tuo terzo motivo. Moseca. Sex bomb. Risposta esatta, Don Jones! Successo in tutto il mondo? Bravissima! 21 secondi, 3 motivi portati a casa. Aiuto. Che c'è? Mo svengo. È stessissima. Cercavo le zuccheri. Andiamo da Ricky. Mi piace perché un bel finale questo. Poi per chi ha seguito anche la puntata mercoledì passato, è molto bello perché avete visto cosa è successo, quindi qua può succedere di tutto. Allora, Ricky, ti ripeto, tu devi recuperare un motivo, hai ancora 4 jolly, il secondo l'hai portato a casa, adesso è il momento del tuo terzo motivo. Moseca. Passo. Survivor. Ma ok, ce l'ho. Ok, ce l'ho. Anche questo. Ce l'ho, però ce l'ho, i 20 secondi, ce l'ho. Hai Vabbè, 20 però secondi. Ce l'ho tutte e due. Ok. C'è la prima che la terza. Allora, Anna, non sappiamo se lui veramente ce l'ha tutte e due, però lui dice di saperle tutte e due. Posso dire sue? No! Sto scherzando. Ah. Ora è il momento del tuo quarto motivo. Hai 21 secondi di tempo, Moseca. Prima del gong, vai. Despacito. Despacito, certo! Despacito! Anche Ricky, avevi capito? Ok. Ricky, gioca i jolly. Lo so, adesso. No, mi piace perché anche la scorsa volta quelle che non diceva Anna le diceva Ricky. Oggi quelle che Ricky non sta dicendo e ha passato le sa Anna. Quindi tutti e due molto bravi. Dobbiamo fare un applauso perché il livello è alla pari. Davvero lo dico, che vinca il migliore. Ricky, quarto motivo per te. Schiaccia. Macarena. Macarena, risposta esatta! Jolly. Andiamo a vedere. Allora, a questo punto Anna ha già portato a casa i suoi 4 motivi e tu hai portato a casa 2 motivi, ma 2. Sì, Survivor e l'altro ce l'ho. Okay. Ce l'ho vivo. Allora, Anna, tu hai ancora 3 jolly. Ok? Decidi se vuoi utilizzare le tue compagne. Vedo là Orietta, Sabrina e Antonella pronte ad aiutarti. Però ti ricordo che se poi loro sbagliano o comunque in qualche modo non riesci a capire qual è il titolo anche dopo l'aggiuntiva dei 10 secondi che vi diamo, l'aggiuntiva possibilità, quel brano non si può più recuperare. Ok? Allora, è il momento del tuo quinto motivo. Vai. Mm,
Una donna per amico. Lucio Battisti, Una donna per amico. Sì. 1978. Pensate che in quell'anno è stato il singolo più venduto in Italia dopo Stayin' Alive dei Bee Gees. C'era questo motivo. Un grande Lucio Battisti. Era già moderno all'epoca. Adesso, Ricky, tu hai quattro jolly. Pronti, eh? Subito. E Jake dice subito sì, il jolly. Sì, ovvio. Anche in questo caso devo dire che vedo Rocco Siffredi, Bugo e Jake La Furia che sono lì e aspettano di essere interpellati. È chiaro. Dico anche a te che se loro sbagliano... Io in teoria, Enrico, le altre due le so. E adesso andiamo dritti con i jolly e poi l'ascoltiamo. Va bene. Questa perché tra l'altro ne abbiamo quattro di jolly, ti mancano altro... tre pezzi. Sì. Ne abbiamo uno in più. Esatto. Ok. Esatto. Allora, attenzione. Quinto motivo. Quindi jolly? Devi dire jolly? Jolly. Jolly, ok. 10 secondi di tempo, ascoltate e poi devi dire il titolo esatto. Sentiamo. Sarà perché piano. Il titolo sarà perché piano. Ok, posso dirlo? Sì. Sarà perché ti amo. Sì, ricchi e poveri, sarà perché ti amo. Ora, devo dire che la difficoltà è uguale, perché insomma tutti i brani finora richiedevano un ascolto, qualche brano un po' di più, qualche brano meno ascolto, però tutti dello stesso livello. Ora, Anna, anche tu utilizza una tattica, perché tu fino adesso non hai sbagliato un colpo, hai 5 motivi portati a casa, te ne mancano 2, hai però 3 jolly e 13 secondi di tempo. Vai. Quindi devi utilizzare la tua tattica adesso, perché da quanto ho capito Ricky si gioca adesso i jolly per ogni canzone, non so se è esatta come cosa, però se li gioca e poi va a recuperare i suoi 2 motivi, il primo e il terzo che ha lasciato. Allora, siamo giunti al tuo 6° motivo, ascoltalo bene, hai il passo e il jolly. 6° motivo. Jolly. Ti sei giocato al jolly. Quindi riascoltiamo 10 secondi. Con loro. Ok. Allora, 10 secondi di questa canzone. Allora, che dite? Ricky l'ha capita, quindi Ricky non puoi parlare, eh? Max Gazzè. Allora, hai 5 secondi di tempo per darmi la risposta. 1, 2. Mi butto, è Max Gazzè. Sì, 3. Nella testa. Nella testa? Ricky, secondo te? È Max Gazzè, ce la mettevano sempre. Lui non lo sa, la vita com'è. La vita com'era, la vita com'è. Errore, errore Anna. La vita com'è. Ora, primo errore per te. Ok, aspetta che però mi metto 5 motivi portati a casa. Bravo comunque a Ricky, perché non era facile questo motivo, però è stato 2015, è stato un grande successo di Max Gazzè. Ora concentrati. Lei ha utilizzato il jolly. Anche però, tu. Però loro non sono state di grande aiuto, perché non hanno voluto proprio rischiare. Io ho capito niente. Il pezzo, ma non mi viene il titolo. Ora vediamo cosa combina Ricky, che deve ancora recuperare 2 motivi. Quindi per ora devo dirti che sei in svantaggio. Io lo so. Ok? Infatti non vedo l'ora di arrivare. 6° motivo per te. Jolly. Ok. 10 secondi d'ascolto per te. Vai. Vada, vai raga. È l'estate di John Wayne. L'estate di John Wayne. Quella di Raffaicolazzi. Davvero voglio di cantare. Ok, posso dirlo? Vai. L'estate di John Wayne. Risposta esatta. L'estate di John Wayne. Rafael Gualazzi 2016. Ora ti manca un motivo. Hai ancora 2 jolly e mi hai detto che il primo e il terzo li conosci. Andiamo da Anna. Anna, 5 motivi indovinati. 1, non lo hai indovinato. Ora ascolta bene questo ultimo motivo. Hai il passo che ti permette di riascoltare,
il jolly purtroppo, se loro non ti danno una mano o tu non riesci a indovinare anche dopo i 10 secondi che ti diamo in più, purtroppo considerato errore. Quindi, tuo settimo motivo. Passo. Ok, anche questa, non cantarla, anche questa l'ha capita Ricky, però non cantarla. Ricky, per te l'ultimo motivo. Vado, allora vado. Adesso lei deve recuperare un motivo che è l'ultimo. Ok. Ha 5 secondi e può utilizzare ancora 2 jolly. In realtà uno, certo, perché certo, se sbagliano, se la sta cantando anche lei in testa. Ora, occhio alla strategia, perché devi recuperare 2 motivi. Silenzio, perché Cabina, con questo pareggeresti. Ok? Attenzione. Settimo motivo per Ricky. Jolly. Ok, togliti le cuffie. Qua velocissimo. Ascoltate pazzesco, questi 10 secondi. Ormai ho imparato, papi. Vabbè. Vai. Subito. Di Annalisa. Lo so. Ma sai come si chiama? La finestra tra le nuvole. Fra le stelle. Sicuro? Stelle. Vai. Vai. Da dividere sì, col sì, cielo. Sì. Bravo. Sì, sì, scusa. Vai. Una finestra fra le stelle. Una finestra tra le stelle. Annalisa. Esatto. Annalisa nel 2015. Male, oh. Questa finestra tra le nuvole. Scritta da Checco Silvestro De Vada, male, e si classifica quarta, perché mi al Festival di Sanremo. A questo punto, Anna, a questo punto, tu hai il jolly da utilizzare e hai il passo. E poi andiamo da Ricky, perché per ora siete pari. Complimenti a tutti e due, bravi, bravissimi. Brava. 5 pari. Ricky ha 14 secondi e ancora un jolly. Però tu decidi cosa vuoi fare, se adesso passare e poi provarci dopo con il jolly, o se invece utilizzare il jolly. Riflettici. Da questo dipende la possibilità che la tua squadra torni mercoledì prossimo. Decidi bene cosa vuoi fare. Settimo motivo. Passo. Brava, perché hai 3 secondi e puoi utilizzare i 10 col jolly, ne avresti 13 di secondi, perché adesso andiamo a vedere se Ricky riesce a recuperare il suo primo motivo che ha lasciato. Ricky, qua ti puoi utilizzare il jolly, certo, certo, o ti puoi utilizzare il passo. Cos'è? Aspetta, ho un problema. Quale titolo? Abbiamo un problema con il notaio, stanno facendo una verifica su un titolo. Okay. Riascoltiamolo. Una finestra fra le stelle. Non possiamo accettare la tua risposta di prima, perché tu hai detto una finestra fra le stelle e invece la risposta giusta è una finestra tra le stelle. Quindi dobbiamo darla sbagliata, purtroppo. Va sbagliata. Bene, bene. Quindi aggiorniamo. La settima è sbagliata, dobbiamo metterla in rosso. Allora schiaccia subito, Ricky. Si riapre la competizione. Okay. Come vedete, a questo punto è tutto di nuovo in gioco. No, so che cosa fare allora, aspetta. Ho un'altra strategia allora adesso. Devi riascoltare sì, la il prima. Primo okay. Motivo. Ok, ok, ok. Moseca. Dilla, dilla. Passo. Ok. Passo. Devi riascoltare a questo punto tu, Anna, il tuo motivo. Però guardiamo cosa può accadere. Se tu dici passo, te la puoi ancora continuare a cantare. Se dici jolly, utilizzi loro. Se no, ti butti, dici il titolo. Se sbagli, rimane con 5 il tuo 7x30. Mentre Ricky ha detto di recuperare il primo, ma in realtà non l'ha recuperato. Ne ha sbagliato uno, che prima io non avevo ben capito, ma noi abbiamo un notaio che segue, anche se non giochiamo per soldi, però insomma è importante per la regolarità del gioco. E quindi a questo punto deve recuperare il terzo per andare a 5. Anna, decidi cosa vuoi fare. Settimo motivo per te. Jolly. Jolly? Sì.
Secondo me si indovina. Ascoltatela bene. È molto conosciuta, eh? 10 secondi di tempo. Mannaggia, sono indecisa adesso. Spara quella che ti viene in mente. Boh, la butto lì, la cometa di Harley. Cosa? La cometa di Harley. Te lo dico dopo. No. Te lo dico dopo, aspetta. Aspetta, andiamo da Ricky adesso, perché dobbiamo capire cosa fa Ricky. Vediamo. Ora. Ok, questa è la terza. Se il titolo che ha detto Anna fosse esatto... Sì, sì, certo. Anna andrebbe a 6, tu sei ancora a 4. Devi recuperare il prossimo motivo, Ricky, ed è il tuo terzo motivo. Vai, Mosca. Survivor. Survivor, sì! Destiny Child, Survivor, ora siete pari. Se mi dici il titolo del primo motivo, ti dico se quello di Anna è esatto o no. Ma sono indecisa tra due pezzi. Ma però intanto devi recuperare il primo. Hai 12 secondi. È ancora un jolly. È un jolly, però col jolly ti ripeto, se loro non lo sanno. No, no, chiaro, però tagliato. Almeno ho tempo, Enrico, ho tempo per riascoltarmela anch'io, comunque è un vantaggio. Come no? Vuoi. Ce l'ho perché come vuoi. Per ora sei certo, pari. Se certo. Però il titolo è esatto, quello che ha dato Anna, Anna vince il 7-3. Certo, se tu sbagli, certo, ok? Certo. Recuperiamo nuovamente, hai 12 secondi di tempo, un jolly, il tuo primo motivo. Jolly. Ok. Io ascoltare lo so, questo però, motivo. Però, pensavo per il titolo. Cioè, vai. Vai. 10 secondi. Viva la mamma. Viva la mamma. Viva la mamma. Allora, viva la mamma, Enrico. Risposta esatta, viva la mamma era il primo motivo. Ora, Anna, 6-5. Tu prima hai detto, qual è il titolo? La cometa di Harley. Ma qual era il dubbio tra questo e? È un'altra di cui non mi sta venendo il titolo, però me la sto cantando da un po'. Di chi? Di Cremonini. Dai, non metto, tanto comunque ha vinto. Aspetta, di chi? Che c'ha più secondi. Ma ci vuoi far morire? Comunque, Anna, ah, la risposta che dovevi dare... è una canzone... di Cesare Cremonini. Tu la sapevi? Sentiamo se Ricky sa la risposta che tu non hai dato. Vabbè, lui è un mio super idolo, quindi se la sbagliavo è la nuova stella di Broadway. La nuova stella di Broadway. Era la nuova stella di Broadway. Ciao Cesare. E a questo punto vince Ricky e la squadra degli uomini. E dopo 3 puntate alla campionessa salutiamo! Grazie a tutti, grazie alla mia squadra! Orietta Berti! Sabrina Salerno! Antonella Elia! E la bravissima Anna Tadangelo! Grazie, mercoledì grazie. Prossimo tornano Ricky, Corrocco Siffredi, Jake La Furia e Bugo! Orietta ci regala la sigla finale! Ciao Sanremo, io vi ringrazio, ci avete seguito, io vi aspetto mercoledì prossimo, dove siete? Aspettate! Devo salutare a casa, aspettate. Grazie per averci seguito. Intanto Orietta si prepara per la sigla finale. Ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti. Sigla Orietta Berti, quando ti sei innamorato. La senti e già lo sai che brucia dentro come una fiamma ormai, ti lascio il segno. Quando mi guardi tu so quello che vorrei.
come una musica mi scorri dentro, un fiume in pieno ormai fino allo schianto, pericoloso sei, ma è quello che vorrei. Sembrava tanto, eppure non ho niente, se non ti accanto, tutto è apparente, un'onda senza il mare, un cielo senza stelle, solo il mio pianto mi resta senza te. Quando ti sei innamorato, perduto, da allora niente è cambiato. Quando mi hai detto ti amo, confuso, dicesti non brucio dentro, l'amore che mi dai è quello che vorrei. Bravo Arietta! Grazie! Brava! Grazie!